Dopo l'exploit del Milan di Zaccheroni, la Serie A riparte con tante pretendenti al titolo. Sono infatti le stagioni delle sette sorelle: Milan, Inter, Juventus, Roma, Lazio, Parma e Fiorentina. Squadre piene zeppe di campioni e con grandi ambizioni anche in Europa. Il calcio italiano, pochi mesi prima, si porta a casa l'ultima edizione della Coppa delle Coppe con la Lazio di Eriksson, che in finale batte il Mallorca, e la decima Coppa UEFA con il Parma di Malesani, che a Mosca supera il Marsiglia. Fa rumore il trasferimento in estate di Christian Vieri dalla Lazio all'Inter per 90 miliardi di lire. Moratti affida la sua creatura a Lippi, ex nemico giurato, sulla panchina della Juventus. È nuovo anche l'allenatore della Roma, Fabio Capello. Al Milan arriva Shevchenko dalla Dinamo Kiev, mentre la Juventus si rinforza con Zambrotta e Van der Sar. La Roma prende Montella dalla Sampdoria, la Lazio ribalta il suo centrocampo con gli innesti di Simeone e Juan Sebastian Verón. Su Italia 1, Controcampo diventa il programma della domenica sera. Buonasera a tutti, pubblico caldo naturalmente, benvenuti ancora a Controcampo. Nessuno può dire oggi a Eriksson di aver sbagliato formazione, di essersi piegato dannosamente al turnover. Stravolta per 7 undicesimi rispetto all'Everkusen, la Lazio batte il Torino per 3-0, esaltando l'esci tu che entra un altro del tecnico biancoceleste. Decidono Verone, Simone Inzaghi e Salas, il primo nullo in Germania e gli altri due bocciati in nome di Alen Boksic. Insomma, tutto facile, ma soltanto all'apparenza, perché prima di conquistare i 3 punti, la Lazio un po' di salita l'ha affrontata, anche se soltanto nel primo tempo. Giocato maluccio, ma dominato grazie a una percentuale al tiro degna di Michael Jordan, 100%, con Juan Sebastian Verón primo stoccatore, al minuto 14 dopo un rigore concesso da Braschi per un fallo commesso in condominio da Bonomi e Ficcadenti. Anzi, 2 falli, dunque 2 rigori. Il primo lo calcia Verón, ma con troppe maglie bianco-celesti in aria, e il secondo pure, con l'argentino che cambia angolo. Sbloccato il risultato, quasi in contemporanea con la fine del quarto d'ora di silenzio contro Cragnotti, la Lazio può permettersi di giocare di rimessa, settore in cui è da tempo laureata, mentre in difesa soltanto qualche sbavatura di Negro su Lentini consente al Toro di farsi quasi pericoloso. E al 45esimo la sfida si chiude, sull'invito di Salas Simone Inzaghi risponde presente, e anche a lui, come a Verón, servono 2 tiri, il primo trova Bucci pronto, il secondo Bucci scavalcato. Non è il turnover questa volta, ma un infortunio a togliere di mezzo durante l'intervallo Marchegiani. Al suo posto Ballotta, ma il lavoro spetta tutto a Bucci, portiere di un Torino ormai alla deriva, convinto che il doppio svantaggio sia un handicap eccessivo. E se la Lazio riuscisse a mantenere la media gol del primo tempo, sarebbe notte fonda per i Granata. E invece Salas sbaglia a porta semivuota. Sergio Conceição esalta Bucci, che riscatta la precedente uscita a vuoto, e poi è ancora il portoghese a divorarsi un'ottima possibilità al 20esimo, su passaggio del cileno. Non c'è via di uscita per il Torino, messo lì in un angolo, a subire le percussioni biancocelesti. Simone Inzaghi angola male il destro e contro Simeone gioca anche un po' di sfortuna al 41esimo. Ma la Lazio vuole il terzo gol e ci pensa Salas a firmare il 3-0, il matador che finisce il Toro, meglio di così, si muore. Simone, in una parola, meglio scudetto o Coppa Campioni? Perché so che i tifosi della Lazio sono un po' divisi su questi obiettivi. Non mi dire tutte e due perché sono normali. Ma no, io guarda, sono appena arrivato in Serie A nel calcio che conta e penso che per me vincere lo scudetto sarebbe il massimo. Chiaramente la Champions League non è da buttare via, però la cosa che mi interessa di più a me è il campionato. Primo obiettivo è sempre lo scudetto. La partitissima della quarta giornata oppone al Tardini Parma e Lazio, ovvero gli unici nostri club vittoriosi in Europa nella passata stagione.
Eriksson, che non può disporre di Marchegiani, al suo posto c'è l'ex Ballotta di Simone Inzaghi, parte per la prima volta con il tandem d'attacco formato da Boksic e Salas. Malesani, per tentare di uscire dalla crisi di gioco e di risultati, si affida ai rientranti Bogossian e Benarrivo, mentre Amoroso può finalmente cominciare dal primo minuto. E proprio il capocannoniere dello scorso campionato veste i panni dell'involontario protagonista al primo assalto del Parma. Il contatto in area laziale con Favalli è perlomeno sospetto, ma per Collina è tutto regolare. Passano pochi secondi ed Eriksson perde Nedved. L'assassino non buca l'intervento, ma buca involontariamente con un tacchetto la gamba del cieco, che sanguinante è costretto ad abbandonare il campo. Lo sostituisce con Sesson, che appena entrato ha subito la palla buona per fare centro, ma sull'invitante assist di Boksic il portoghese regala letteralmente il pallone a Gigi Buffon. È il decimo minuto. Nella Lazio c'è anche un grande ex, parliamo di Veron, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Mihajlovic prova il golasso con una splendida volée che fa la barba al palo alla sinistra del portiere parmense. La risposta della squadra di Malesani non si fa però attendere. Ortega per Fusere, l'altro grande ex della partita, impegna Ballotta con una delle sue tipiche rasoiate quasi a pelo d'erba. L'ex portiere di notte ai tempi di Nevio Scala devia brillantemente in calcio d'angolo. Momenti drammatici attorno alla metà del tempo, quando Benarrivo, dopo uno scontro violento con Marcelo Salas, finisce a terra privo di sensi. Il capitano è costretto al massaggio cardiaco e i secondi in cui rimane immobile sul green del Tardini paiono interminabili. Benarrivo lascia poi il campo in barella e viene trasportato precauzionalmente in ospedale. Al suo posto entra Michele Serena. Manco il tempo di riprendere il gioco, che la Lazio trova il vantaggio a conclusione di un'azione prolungata nell'area del Parma. Batti e ribatti ripetuti finché Salas riesce a sparare in porta. Sul suo sinistro c'è l'involontaria e decisiva deviazione di Bogossian e per Buffon non c'è proprio nulla da fare. Immediata è la reazione della formazione di Malesani, che sfiora il pareggio su azione di palla inattiva. Sulla punizione di Fuser la Sissi fa la sponda, ma Ortega riesce ad anticipare Amoroso ma non ad inquadrare la porta laziale da pochi passi. Ma se l'attacco evidenzia problemi di tempismo e di mira, la difesa traballa paurosamente, così accade che sul finire del tempo Almeida e Boksic vengano a trovarsi in due contro Cannavaro. Il croato però sbaglia la porta, anche perché disturbato dalla provvidenziale disperata uscita a valanga di Buffon. La ripresa inizia con una Lazio più manovriera e un Parma velleitario che regala al pubblico del Tartini un pregevolissimo gesto tecnico e atletico di Ortega, ma l'acrobatica rovesciata dell'argentino non dà preoccupazioni a Ballotta. Da invece grandi preoccupazioni Salas a Buffon poco prima del quarto d'ora. Sulla verticalizzazione di Mihajlovic il cileno offre un eccezionale pezzo di bravura in velocità, stop di petto e pronta girata mancina sventata, distinto dal portiere. Ma come spesso accade nel calcio, dal possibile 2-0 si passa all'1-1. Il Parma ci prova una prima volta con Cannavaro, il cui piatto destro è preciso ma troppo debole per superare il portiere avversario. Quindi una seconda con un batti e ribatti che vede dapprima Amoroso colpire la traversa e quindi Bogossian infilare il pallone dove Ballotta non può arrivare. È il 17° minuto quando il centrocampista francese di origine armena si riabilita così dell'autogol del primo tempo. Per lui si tratta del 13° centro in Serie A. Ma la Lazio, anziché patire il contraccolpo psicologico per il gol subito, prova subito a riportarsi in vantaggio. E il più intraprendente è l'argentino Almeida, che al primo tentativo manca la porta di un soffio, ma che al secondo fa centro. La sua conclusione è un'autentica bomba dalla distanza che si infila sotto la traversa, sorprendendo nettamente Buffon. Un gol splendido in cui coraggio, fortuna, precisione e potenza formano una miscela esplosiva che ridà il vantaggio alla Lazio. È il 24° minuto per Almeida, si tratta della seconda rete in Serie A. Una rete pesante perché risulterà poi decisiva ai fini del risultato finale. Il Parma non trova più la forza per reagire in maniera adeguata. Ci prova su azione da calcio piazzato, ma Crespo in acrobazia, chiuso nella morsa dai difensori avversari, riesce soltanto a mandare il pallone alto sopra la traversa. A questo punto Eriksson dà spazio all'altro ex Sensini, che in una sorta di gioco preordinato subentra Veron, ma non succede più nulla. Per il secondo anno consecutivo la Lazio vince dunque al Tardini e meritatamente, mantenendo inoltre un'imbattibilità esterna che dura dallo scorso 11 aprile. In virtù del risultato di stasera, Inter e Lazio rimangono a braccetto in testa alla classifica, con due punti di vantaggio sul quartetto composto da Milan, Roma, Fiorentina e dalla sempre più sorprendente Regina, e con tre sulla Juventus. Abbiamo iniziato bene quest'anno e questo è importante, perché due anni di fila che la Lazio ha iniziato il campionato male, malissimo anzi. La squadra sta bene fisicamente, mentalmente, abbiamo vinto giustamente oggi. Creato più occasioni, ha giocato meglio del Parma, anche se questo gol è un po' di fortuna, ma ci vuole nel calcio. E
Esattamente 6 mesi dopo, l'ultima volta era il 3 aprile, quando avevano pareggiato 0-0, Lazio e Milan si ritrovano di fronte all'Olimpico in una sfida in cui le esigenze contingenti del momento si mescolano con i forti sapori di rivincita lasciati in eredità dal passato campionato. C'è ovviamente la folla delle grandi occasioni e la solita tribuna stracolma di VIP. C'è la Lazio con il tandem d'attacco formato da Salas e Boxic, c'è il Milan rivoluzionato da Zaccheroni, fuori a sorpresa Oliver Birov e con lui Leonardo, tocca giunti sul portale Shevchenko e Weah, insomma una punta in meno, un centrocampista in più. Ma nonostante l'atteggiamento più guardingo e abbiati che deve uscire la disperata su Boxic lanciato da Verón, quando la lancetta dei secondi ha da poco completato il primo giro. La Lazio gioca in forcing, il Milan in maniera attendistica, affidando a situazioni estemporanee le sue soluzioni offensive. Ne è un esempio la volée di Ambrosini, bella ma leggermente imprecisa, che fa comunque correre un brivido alla tifoseria laziale. Siamo all'ottavo ed è così anche 2 minuti più tardi, quando Giunti, che è un mancino che più mancino non si può, fa partire un destro che procura altri momenti di panico ai sostenitori biancazzurri. Risultato, la Lazio si ritrae e il Milan guadagna metri di campo, ma ciò che l'atteggiamento delle squadre pare suggerire non trova poi riscontro in campo, perché la Lazio trova il gol con Verón a conclusione di un'azione iniziata in maniera travolgente da Boxic e conclusa dopo un batti e ribatti dall'argentino grazie anche alla complicità del connazionale Ayala, reo di aver ritardato eccessivamente la battuta di rinvio. È il 18° minuto, per l'ex giocatore del Parma si tratta del secondo centro in questo campionato. Un centro che evidentemente non lo paga più di tanto, perché dopo meno di 4 minuti sfiora ancora il gol con un poderoso destro che colpisce la parte alta della traversa di Abbiati. Partendo da sinistra, evidentemente Verón pare trovarsi davvero a proprio agio, così come dimostra di trovarsi a proprio agio Shevchenko allorché può partire in contropiede come faceva nella Dinamo Kiev. Impressionante lo scatto che gli fa bruciare niente meno che Nesta e apprezzabile la conclusione di destro sulla quale è prontissimo Marcheggiani in due tempi. È il 34° quando la Lazio perde Negro, lo sostituisce Pancaro e perde pure il vantaggio. L'azione del Milan è bellissima, la suggerisce Shevchenko, la prosegue Serginho, la conclude Weah nonostante l'estremo tentativo di salvataggio di Sinisa Mihajlovic, che cercando di respingere il pallone gli dà invece il colpo di grazia. Tutto da rifare quando mancano 10 intensi minuti alla fine del tempo, intensi perché la Lazio sfiora subito il vantaggio con Boxic, che servito alla perfezione da Salas costringe Abbiati ad una parata decisamente importante, perché sul corner susseguente la squadra di Eriksson ritrova il vantaggio con Simeone, bravo ad anticipare i difensori avversari e ad indirizzare la palla verso il primo angolo. Un gol che viene attribuito all'argentino, anche se pare che sia il portiere milanista a sospingere involontariamente in fondo alla propria rete il pallone. Comunque per gli amanti della statistica è questo il primo gol laziale di Simeone. Non è la prima volta, al contrario, per Marcelo Salas, che 2 minuti dopo la rete di Simeone fa centro splendidamente di testa sfruttando alla perfezione un assist di Conceição. Tutto da apprezzare in questo gol da manuale, il suggerimento del portoghese e l'esecuzione del cileno che lascia di sasso il portiere rossonero. Rivediamo ancora lo stacco imperioso. Ma non è finita qui, perché questi 10 intensi minuti finali del tempo regalano anche una gemma di Andriy Shevchenko, che servito da Guli manda a vuoto Favalli, dribbla Marcheggiani prima di spedire il pallone in rete proprio sotto alla traversa. Un altro gol splendido di un primo tempo splendido che si conclude sul risultato di 3-2, che premia l'efficacia offensiva della Lazio da una parte, quella dell'ucraino Shevchenko, già 3 gol per lui dall'altra. Inizia la ripresa ed è subito Lazio, anzi è subito Verón, l'argentino suggerisce da prima per Conceição, a cui bomba di sinistro finisce non di molto sopra la traversa della porta milanista, quindi per Salas con un superbo passaggio filtrante sul quale il Matador giunge con un attimo di ritardo. Magica poi l'apertura dello stesso Verón ancora per la testa di Salas, tutto perfetto anche l'intervento in tuffo di Abbiati che vanifica la capocciata del cileno. Tutto quanto fa spettacolo, ma la parata del portiere è davvero eccezionale e importante, perché dal possibile 2-4 il Milan di lì a poco ritrova il pareggio quando Ambrosini è il decimo, verticalizza per Weah che cade a terra in area laziale dopo il contatto con Marcheggiani. Mazzoli decreta il calcio di rigore e Andriy Shevchenko, sangue freddo, nervi saldi e piede infallibile, mette la palla in rete mandando Marcheggiani da una parte e il pallone dall'altra. È il 12° ed è di nuovo parità, Eriksson corre ai ripari, fuori Boxic e dentro Mancini, Zaccheroni risponde con Leonardo al posto di Giunti. Ciò che ne deriva in questa partita finora stupenda è un tentativo di Conceição, un sinistro che non impensierisce Abbiati, ed una risposta dello scatenato Shevchenko che crea il panico nell'area laziale prima di venire a contatto con lo stesso giocatore portoghese. Per Mazzoli c'è simulazione dell'ucraino e quindi scatta l'ammonizione. Ma Shevchenko è incontenibile, servito da Weah, salta come un birillo Pancaro e batte Marcheggiani con una rasoiata a pelo d'erba. Per il capocannoniere della passata edizione della Champions League è hat-trick, tripletta, che lo proietta là in alto alla classifica dei bomber.
4-3 per il Milan quando siamo esattamente alla metà del secondo tempo. La Lazio che toglie Simeone, si affida a Simone Inzaghi, va vicinissima al pareggio dopo meno di 200 secondi. Sul corner di Mihajlovic, Mancini appostato sul primo palo devia il pallone di testa alla sua maniera. Sembra gol, ma così non è, perché Abbiati evita il pallone di varcare la linea bianca con un altro prodigioso intervento. Ma il portiere milanista non può fare nulla 45 secondi più tardi, quando Salas, smarcato dal solito Veron, può mettere comodamente dentro il pallone nella porta rossonera sguarnita. E ancora Salas, e ancora gol, siamo 4-4 e ancora spettacolo. Una gara in cui giocate d'alta scuola e errori tattici concorrono alla realizzazione di questo colossal calcistico. Conquistato il pareggio, la Lazio insiste alla ricerca della vittoria, ci prova Mancini con un diagonale incrociato, ma è troppo poco per impensierire Abbiati. Ci prova quindi anche Veron con una bella volea alla distanza, ma anche stavolta il portiere rossonero è al posto giusto, al momento giusto. Il Milan prova ad allentare la morsa laziale, lo fa con capitan Maldini che si avventura solitario nell'area avversaria. C'è un contatto con Conceição, l'azione inizia dal piede di Leonardo, contatto che scatena le proteste della panchina rossonera, ma per Bazzoli è tutto regolare. Ma è ancora Lazio, ancora Salas, ancora Abbiati, il tutto quando scade il 90° regolamentare. Sull'incornata del cileno il portiere rossonero si supera, rendendo ancor più eccezionale una prestazione fino a questo momento maiuscola. E lui con Shevchenko, Verone, Salas, il grande protagonista di questa incredibile partita. E anche all'ultimo secondo Cristian Abbiati ci mette del suo per sventare il solito corner velenoso di Mihajlovic, prima di finire come un gladiatore impigliato nella propria rete. Su questa immagine emblematica del portiere rossonero finisce una gara il cui risultato 4-4 vale più di qualsiasi commento. Ti ha impressionato maggiormente Shevchenko o Abbiati? Tutti e due sono due grandi campioni. Io penso che tutta la squadra di Milan è stata oggi bravissima. Anche la Lazio comunque. Anche la Lazio, sì. È stata una bella partita, penso che un pareggio è giusto. La Lazio firma la pace coi propri tifosi e piazza la prima fuga della stagione, segnando gol a grappoli, 15 nelle ultime 4 partite tra campionato e coppa, anche quando non entusiasma sul piano del gioco. Quella che in settimana è stata beatificata come la squadra più forte del mondo fatica maledettamente contro un Lecce che pensa più a costruire che a distruggere e che lascia l'Olimpico punito dal punteggio in misura francamente eccessiva. Eriksson ringrazia ancora una volta il massiccio turnover, 6 gli innesti rispetto a Maribor e soprattutto la straordinaria qualità del suo centrocampo. Bastano in realtà 6 minuti di fuoco tra il 26esimo e il 32esimo per passare dalla sconfitta alla vittoria, con gli attaccanti trasformati in rifinitori per i lampi di difensori e centrocampisti. Il gol di Lucarelli al 16esimo era sembrato squillare come il campanello d'allarme di una giornata storta. Del resto, la difesa laziale è andata spesso in crisi sulle percussioni di Sesa e Lucarelli, troppo veloci e bene assortiti per Mihajlovic e Sensini. Il trentenne portiere esordiente in Serie A Massimo Lotti ha naturalmente il suo bel da fare sul tentativo di reazione della Lazio, che però non riesce a decollare sul piano del gioco. E così il pareggio arriva al minuto 26 sul calcio d'angolo di Mihajlovic e tempestivo inserimento di Pancaro che infila di testa. Il Lecce non si chiude e anzi replica con pericolosità. Qui è Sesa a mettere paura a Marchegiani. Ma alla mezz'ora la Lazio raddoppia, Salas va via di forza a 3 difensori, resiste a un paio di falli e mette in mezzo dove Lotti e Piangerelli pasticciano, consentendo a Stankovic di insaccare di rapina. Passano altri 2 minuti e Lecce sembra arrendersi definitivamente. Boxic crossa sul secondo palo per Stankovic che da bomber vero batte Lotti di testa. Sembra di rivedere la partita col Milan, soprattutto quando 60 secondi più tardi Lucarelli si libera della marcatura al limite dell'area e scocca un destro che batte Marchegiani grazie anche alla deviazione di Negro. Il Lecce crede nel pareggio che sarebbe bello servito al 12esimo della ripresa se Mihajlovic non effettuasse un grande recupero su Lucarelli lanciato a rete. Poi il centravanti del Lecce si innervosisce sostenendo di essere stato colpito da una gomitata di Pancaro e Cavasin lo richiama risparmiandogli guai peggiori. Eriksson a sua volta pensa al mercoledì di Coppa col Bayer Leverkusen inserendo con Conceição e Simone Inzaghi al posto di Boxic e Salas. Ma la Lazio soffre sino al 49esimo allorché Veron piazza l'unico acuto della sua giornata servendo a Inzaghi un pallone da spingere facilmente in fondo al sacco. Finisce 4-2 ma è stata tutt'altro che una passeggiata e giocando così il Lecce si salverà senza difficoltà. Il minuto è lo stesso, il 90esimo. La faccia di Lippi anche. La settimana scorsa a rovinare il sabato sera ai nerazzurri ci aveva pensato UEA. Ieri è toccato a Pancaro battere Peruzzi, tra l'altro al primo tiro vero nello specchio della porta interista. Alla Lazio dunque un punto d'oro, all'Inter la consapevolezza di non essere inferiore a quella che fino a ieri veniva definita la squadra più forte del mondo, tradita dalla coppia Boxic-Salas, col cileno che reclama però un rigore in avvio, e dall'esperimento di Eriksson che per la prima volta ha snobbato il turnover riproponendo la stessa squadra vista in Champions League.
ma ancora più grave è la colpa dell'Inter che dopo il vantaggio di Zamorano ha sciupato l'irripetibile occasione per chiudere l'incontro, sempre col vice Ronaldo che colpendo il palo ha trasformato il possibile trionfo nella partita dei rimpianti e delle moviole. Dopo giorni passati a parlare di gomiti, la razione settimanale di Replay e Slow Motion prevede, oltre al già citato episodio su Salas, non solo il calcio di punizione da cui è nato il pareggio laziale, ma anche il presunto fallo di Di Biagio su Veron. Il giorno dopo, stando alla testimonianza diretta dell'interista, si viene a sapere che il fallo è stato invertito. Ricordo che stavo saltando di testa e ricordo che lui è venuto addosso a me perché la palla lui non la voleva più prendere, ha cercato di ostacolarmi, giustamente. Però io pensavo che avesse annullato il gol per qualche cos'altro, ma non pensavo fosse per me. Poi è stato detto che era per me, ma mi sembra un po' strano. C'è stato un fallo di confusione, come si dice, dovuto al fatto che l'arbitro si è reso conto che il calcio d'angolo non c'era, perché lì l'ha tradito il suo guardalinee, perché ha segnalato un calcio d'angolo che non c'era. E questo è solo buonsenso. Ma nel calcio più che le moviole contano soprattutto i numeri e il bilancio interista parla di un punto in tre partite, una frenata che ha disorientato i tifosi dopo la partenza bruciante. E se a Bologna rientrerà Ronaldo, che poi ripartirà per l'Australia convocato a tradimento da Lussemburgo, un motivo di allarme in casa nerazzurra c'è sempre. Bobo Vieri continua a giocare in condizioni proibitive. Dopo l'infortunio al piede sinistro rimediato a Torino un mese fa, il bomber non è ancora guarito e la prova si è avuta anche ieri, quando dopo aver semplicemente calciato al volo di sinistro, si è accasciato con una smorfia toccandosi il piede dolorante. L'unico modo per restituire a Vieri un piedone bello nuovo è farlo riposare un po', anche perché dopo Torino Vieri non ha più segnato un gol. Sinisa Mihajlovic si può permettere di lasciare a riposo il suo magico sinistro. Sono di Juan Sebastian Verón i diritti d'immagine sulla vittoria contro il Verona. La sua arma letale, il destro, graffia per tre volte il gialloblu. Uno show di impressionante efficacia, quello del fenomeno argentino, che azzera i dubbi di chi pensava una Lazio distratta e concentrata sul trittico derby Olympique Marsiglia-Juventus, lo scottante menù del dopososta. Invece questa Lazio divora tutto, lasciando al Verona pochi minuti, 16 di sopravvivenza, fino a quando Verona non aggiusta il mirino e al terzo calcio d'angolo radiocomanda il pallone, dalla bandierina al secondo palo, scherzando il giovane Frey, neanche troppo colpevole. L'Olimpico sa già come finirà, eppure il Verona se lo immagina, visto che intorno allo 0-0 sperava di costruire la classica partita difese contropiede, con Adailton a dar fastidio alla ritrovata coppia Nesta Mihajlovic e Melis a creare imbarazzi a negro sulla fascia mancina. Intenzione lodevole, ma di non facile applicazione, e l'ultima speranza di attuare il piano Prandelli sfuma già al 21esimo, perché recuperare un gol di svantaggio è già impresa complicata, due addirittura disperata. Verón questa volta gioca di sponda con Salas ed è 2-0, destro a girare e correzione aerea del Matador, a secco dal 4-4 contro il Milan, in dolce attesa, non di un figlio ma di un passaporto greco, un documento che farà felici Boxic e Stankovic, i due extracomunitari che rischiano ogni volta di andare in tribuna. Ma se Eriksson si troverà presto di fronte a un problema in meno, deve però gestire adesso il tempo libero dei suoi ragazzi, cioè i 70 minuti che avanzano di Lazio-Verona. Divertente il duello a distanza a colpi di gol con la Roma, impegnata a Reggio Calabria. Segna Fabio Junior, cerca di rispondergli Mihajlovic sull'unica punizione battuta oggi, ma il pallone, toccato da Melis, sbatte contro la traversa. Fa centro invece Negro al 44esimo, servito, inutile forse dirlo, da Verón. Nel secondo tempo la Lazio si mette comoda, controlla cosa possono combinare quelli che hanno fermato il Milan 7 giorni fa, non molto, e si mette poi in caccia dalla quarta rete. Minuto 18, Simeone per Boxic e diagonale vincente del croato, al secondo gol in campionato in 7 partite, in perfetta media Boxic. Sul 4-0 si passa alle ovazioni, fuori Salas, Nesta e Verón, l'argentino per un colpo subito in un contrasto con Colucci, dentro Mancini, Couto e Sensini, mentre nel Verona si rivede Spear, innesti che danno un po' di vita a una partita ormai senza storia, chiusa con troppo anticipo da una Lazio troppo forte. Una sbornia di Roma, sbornia durata solo 45 minuti, ma sono bastati e avanzati per stendere la Lazio capolista in battuta. Un capolavoro tattico di Fabio Capello, che ha discusso la tesi come sorprendere il centrocampo più forte del mondo.
pressing feroce, verticalizzazione e contropiede o ripartenze fate voi immediate. Succede così che già al settimo Cristiano Zanetti è velocissimo a lanciare nel varco vuoto del vecchio, che scappa via a Pancaro e Mihajlovic e batte sull'uscita Marchegiani. Sempre a segno il bomber giallorosso negli ultimi tre derby e le polemiche con la Sud sono lontane anni luce. La Lazio non fa tesoro della lezione e continua ad esporsi al contropiede romanista, qui condotto sulla destra dall'inesauribile Cafu. Ma i biancazzurri continuano a giocare con la difesa sempre più alta e sempre più ferma e all'undicesimo Montella si ritrova lanciato in velocità verso il povero Marchegiani, lasciato il suo destino. Tocco sotto e 2-0. Lazio in bambola e solo Roma, prima su tutti i palloni, è implacabile nel ripartire sulla destra, stavolta con Totti. Del Vecchio cerca il palo lontano e sfiora il 3-0, che però arriva al 26esimo. La gabbia preparata per Totti ha le sbarre troppo larghe e il capitano semina terrore nella difesa avversaria. Del Vecchio liberissimo ha a disposizione due palle per fare centro. Respinto il destro, comodo l'appoggio di sinistra. Per salvare la Lazio ci vorrebbe un time out e anche bello lungo. Invece, purtroppo per Eriksson, mancano ancora 20 minuti alla fine del primo tempo e la Roma ne approfitta per mandare definitivamente al tappeto un'avversaria ormai piantata sulle gambe. Lancio di Mangone che arriva dritto dritto a Montella. Marchegiani e Mihajlovic fanno solo da cornice. La porta resta vuota e dopo 35 minuti il risultato è Roma 4, Lazio 0. Un risultato folle in qualsiasi partita, figurarsi nel derby romano più atteso degli ultimi anni, con l'Olimpico strapieno e mezzo mondo collegato. La tensione gioca un brutto scherzo a Zago, che rischia l'espulsione per questo eccesso di salivazione. E se qualcuno fra i giallorossi molla un attimo la presa, ci pensa Capello, anche sul 4-0, a svegliarlo. Non si sveglia dall'incubo la Lazio, neanche le punizioni di Mihajlovic sono quelle dei giorni felici. E al 45esimo, manco a dirlo in contropiede, la Roma sfiora addirittura il 5-0. L'intervallo placa i furori giallorossi e la squadra di Eriksson entra finalmente in partita. Al settimo Tombolini assegna un rigore alla Lazio per questo mani di Aldair. Alle Moviole l'ardua sentenza. Mihajlovic scarica tutta la rabbia biancazzurra dal dischetto e Antonioli può solo sfiorare. La rimonta potrebbe diventare addirittura credibile se al 15esimo il calcio di punizione di Mihajlovic non andasse a sbattere contro il palo, con Antonioli comunque piazzato. Ma è l'ultimo sussulto laziale e fino al 90esimo c'è solo spazio per le sostituzioni, per un contrasto tra Verone e Zanetti e per i canti della Sud, ubriaca di gioia, visto che l'ultimo poker nel derby romano risale ai tempi di Piedone Manfredini. Ora il problema maggiore per Eriksson è quello di raccogliere i cocci in fretta perché mercoledì è già Champions League. Ma anche Capello avrà il suo da fare per spiegare ai giallorossi che il campionato non è finito stasera e che a due soli punti dalla vetta si deve smaltire in fretta la grande sbornia. È difficile spiegare come una squadra come la nostra può perdere dopo 8 minuti 2-0, dopo mezz'ora 4-0. E creare quasi niente in fase offensivo. È molto difficile anche per me spiegare questo. Le cose sono andate inopinatamente male perché veramente non c'era nessuna premessa perché le cose andassero così. Purtroppo non siamo stati, secondo me, la cosa mi viene in mente adesso a caldo così è che ci è mancata lucidità nel momento in cui siamo andati sotto, abbiamo avuto troppo voglia di ribaltare subito la situazione e abbiamo perso il filo tattico della partita. Importante, ecco, adesso di dimenticare questa sconfitta, prepararsi bene per Champions League, andare a Marsiglia a vincere, poi dopo aspettare Juve a vincere. Comunque prima o poi Lazio doveva perdere, è successo come l'anno scorso, abbiamo perso il derby, però speriamo che almeno vinciamo contro la Juve, che non si ripeta l'anno scorso. L'Olimpico riaccende i riflettori per un altro big match, quello che oppone le due squadre leader del campionato prima del successo della Roma in terra friulana. E proprio in virtù del risultato di Udine acquista ancora maggiore importanza questa gara che vede i giocatori scendere in campo con una maglietta contro l'antisemitismo, il razzismo, la violenza negli stadi. La Lazio, priva di Negro, Neved e Simeone, si presenta con una sola punta Salas, supportato come a Marsiglia dal neo 35enne Mancini. Nella Juventus non ce la fa Van der Sar, gioca Rampulla, rientra Davids che, scontata la squalifica, prende il posto dello squalificato Tacchinardi.
La squadra di Eriksson cerca di sorprendere la difesa bianconera con giocate rapide di prima. Molto bella la combinazione a tre tra Mancini, Verone e Salas, che viene sventata con tempismo da Rampulla quando siamo al quarto d'ora. Ancora Mancini, lo vedremo tra poco, prova ad infastidire il portiere juventino con un'esecuzione balistica alla Del Piero. È un duello tra vecchietti, 35 anni come detto il primo, 37 il secondo. La palla finisce fuori ma non di molto. E adesso con le immagini ci spostiamo al 26esimo minuto, quando Zambrotta e Inzaghi combinano pericolosamente. Marchigiani anticipa il numero 9 juventino, autore di un taglio, come mostra il replay, davvero tempestivo e in posizione regolare. La replica laziale prende avvio da uno spunto di Conceição lungo la sua corsia preferenziale, ma sul cross del portoghese né Salas né Favalli sono a tempo per l'incornata. È il 33esimo, 4 minuti più tardi a Conceição replica l'omologo bianconero Zambrotta con una botta violenta che Marchigiani respinge non senza difficoltà. Tutto ciò a conclusione di un'azione iniziata da Zidane proseguita da Inzaghi nelle insolite vesti del rifinitore. L'ultimo episodio degno di nota del tempo è un piccolo incidente al naso che costringe Zidane alle cure del medico juventino. Inizia la ripresa con la squadra di Ancelotti subito intraprendente, combinano i suoi talenti Zidane e Del Piero, ma quest'ultimo al momento di battere la rete strozza la conclusione che viene intercettata abbastanza agevolmente da Marchegiani. È il quarto, 4 minuti dopo la Lazio risponde con il solito Conceição, sul cui cross a rientrare Rampulla è sufficientemente reattivo per anticipare Salas, ma è al 10° minuto scarso che la Juventus va vicinissima al vantaggio. Del Piero, servito da Zambrotta, si destreggia da campione nell'area avversaria mandando a sedere Marchegiani, ma lo stesso Zambrotta sbaglia clamorosamente la conclusione per la disperazione di Pippo Inzaghi. In campo pare esserci solo la Juventus, sicché la Lazio è costretta ad affidarsi a conclusioni velleitarie come questa di Almeida, bella, potente ma troppo centrale per infastidire Rampulla. E questa è l'ultima giocata dell'argentino, che infortunato lascia il campo a Sensini. È il quarto d'ora e dopo 15 minuti in cui non succede praticamente nulla, Boxic prende il posto di Mancini e subito accade qualcosa sugli sviluppi del primo corner laziale della ripresa, una mischia paurosa davanti a Rampulla che i bianconeri risolvono non senza qualche affanno. Cambia ancora Eriksson, fuori Salas e dentro l'altro Inzaghi, Simone. Quindi a 7 minuti dal termine la Juventus ha il secondo match ball della partita. Sugli sviluppi di un'azione avviata dal calcio d'angolo, Del Piero si gira bene su se stesso, ma conclude troppo debolmente per poter superare l'ultimo baluardo laziale. Di lì a poco si conclude la partita di Simone Inzaghi, espulso da Braschi per proteste. La sua gara è durata poco più di 5 minuti ed è questo l'ultimo atto di una partita che si conclude in parità, come non accadeva da ben 5 anni. Un risultato tutto sommato giusto, anche se tra le due contendenti la Juventus ha fatto vedere in questa sfida qualcosina in più dell'avversario. Però una Lazio che forse scaricata dalla partita di Coppa oggi poteva fare molto di più. Sì, cioè quello che ci aspettavamo anche noi, però di fronte c'era una Juve caricata, per cui penso che è stato, diciamo, un bel risultato. Però l'impressione è che a questa Lazio manchi qualcosa, forse con l'avvento del freddo è calata un po' la condizione? No, io penso che diciamo che di fronte, lo ripeto, è stata una grande squadra, per cui è stata una partita difficile, una partita combattuta dove nessuno dei due voleva perdere, e è stata così. Daniele da Latina, domanda: volevo chiedere a Sinisa se lo spogliatoio della Lazio è tranquillo, visto che ultimamente qualche giocatore non sembra gradire la sostituzione, vedi Couto e Mancini. È così? No, ma noi dall'anno scorso, ecco, abbiamo sempre avuto un'ottima atmosfera e viviamo sicuramente, veramente come una grande famiglia, sicuramente. Poi in campo va arrabbiate però ogni tanto, in campo va arrabbiate tra di voi. Anche ieri mi ha detto Franco Ligas, le telecamere non hanno visto neanche questo episodio che ti riguarda, si vede che riesci a illudere. Quando faccio qualcosa non si vede mai. Esatto. Tranne ma con Marchegiani. Ha detto che hai avuto una discussione molto accesa con un tuo compagno. Sì, ma secondo me sono cose positive, perché in queste cose si vede che un giocatore o giocatore o una squadra c'ha carattere e vuole vincere. A me non mi piace perdere senza reagire, come è successo, diciamo, qualche tempo fa. Nel derby. Non lo so, no, noi non voglio parlare, però dico, ecco, queste cose che non abbiamo reagito, e mi è dispiaciuto più di tutto su questo aspetto, perché comunque noi siamo una squadra di grande carattere, bisogna reagire. Là non abbiamo reagito, perciò penso che adesso queste cose che succedono possono essere anche
poco simpatiche, però sicuramente è un buon segno, dici tu. È un buon segno. È sicuramente una cosa importante, ecco, un buon segno, sì. Solo la Lazio onora il derby di Champions League. Due gol segnati, almeno sette sfiorati e un lungo predominio per la capolista. Nella Fiorentina invece l'unica cosa vivace è la tenuta stile Los Angeles Lakers. Una resa totale che comincia dopo appena un quarto d'ora. Splendido lancio d'esterno di Veron per Boxic che brucia in velocità recca e indovina il sinistro tra il palo e Toldo. Il prato dell'Olimpico sembra in discesa per i biancazzurri, che arrivano con facilità irrisori al tiro, come al 21esimo, quando Mancini pesca ancora in verticale Stankovic, che però non trova lo specchio della porta sull'uscita di Toldo. Il secondo boato dell'Olimpico è dedicato al gol di Signori, e i giallo-viola approfittano del momento di distrazione per confezionare la prima conclusione a rete. È un colpo di testa di Heinrich, bloccato a terra da Marchegiani, che si deve ripetere poco dopo sul tentativo dalla distanza di Chiesa. La Fiorentina finisce qui, Battistuta non si vede mai e la Lazio riprende a costruire e fallire palle gol. Al 37esimo Veron viene chiuso fallosamente, Bazzoli fa proseguire per il vantaggio perché c'è Stankovic al tiro, ma Toldo è bravo a respingere. Sul finire di tempo anche Gottardi si inventa uomo assist per Mancini, che in sospettissimo fuorigioco si fa chiudere ancora la botta a rete. La ripresa comincia con Bressan al posto di Repka e Torricelli in zona Boxic, ma proprio il croato è liberissimo di ciccare il sinistro dopo solo un minuto di gioco. Mancini, dopo tanta panchina e qualche apparizione a centrocampo, può finalmente approfittare del ruolo di punta e della difesa fiorentina, oggi particolarmente ospitale, ma nonostante tutto il digiuno di gol che dura dal 2 maggio scorso continua. Doppio cambio Simeone Veron e Balbo Kois, ma non cambia niente. È sempre Lazio con la settima occasione buttata via. Boxic scappa da solo con Mancini in fuorigioco giudicato passivo. Al termine della breve fuga il destro è ancora fuori misura. Ma la Fiorentina non è neppure in grado di onorare la famosa legge del calcio, perché a gol sbagliato da una parte corrisponde il nulla dalla parte opposta, mentre Toldo si vede arrivare tiri da tutte le posizioni. A chiudere una partita comunque a rischio ci pensa Stankovic al 25esimo. La cosa più bella però è l'assist al volo di Sinisa Mihajlovic, che permette al compagno di deviare il cross sul secondo palo, dove Toldo stavolta non può arrivare. Chiuso l'incontro, l'unico obiettivo della Lazio è quello di mantenere inviolata la porta di Marchegiani per la quinta partita consecutiva. Obiettivo centrato, perché l'unico gol della Fiorentina non è altro che una schiacciata di destro da parte di Balbo, che prova a convincere Bazzoli di aver usato la testa, suscitando però l'ilarità di Marchegiani e compagni. I musilunghi del dopoderby, le polemiche, gli scatti di nervi non abitano più da queste parti e col sorriso sulle labbra la squadra di Eriksson, che domenica affronterà in casa il Piacenza, può già immaginare di chiudere il 99 in vetta alla classifica. Ci sono ottime probabilità che il 9 gennaio del 2000 la Lazio festeggi i suoi primi 100 anni di vita guardando tutti dall'alto in basso. Intanto ha chiuso il 99 realizzando il 101esimo gol ufficiale di un anno per molti versi indimenticabile, non soltanto per le cose belle, ma anche per uno scudetto gettato che sarà difficile dimenticare. Non poteva essere l'autarchico Piacenza di Gigi Simoni e di altri 4 ex laziali ad affondare la corazzata di Eriksson, che ha navigato in acque tranquille per tutti i 90 minuti, nonostante qualche decisione sconcertante dell'arbitro bolognino. Gli emiliani hanno fatto troppo poco per poter sperare di farla franca e troppo presto hanno dovuto capitolare. È il minuto numero 9 quando una fiondata di Mihajlovic pesca in area Gottardi, che corregge in acrobazia per Salas sul filo del fuorigioco. In queste condizioni il cileno non perdona ed è suo il gol numero 100 del 1999 laziale. La replica del Piacenza è poco convinta e si limita a un diagonale al volo di Buso su corta respinta di Pancalo. Poi, per 10 minuti tra il 29esimo e il 39esimo, Bolognino si erge a protagonista assoluto dell'incontro. Prima la Lazio chiede la massima punizione per un intercetto di Lucarelli col braccio sul cross di Boxic. Quindi Nedved addomestica un lungo lancio di Mihajlovic e rompe in area, dove Polonia lo ferma senza tanti complimenti. E nel prosieguo dell'azione il guardalinee Buda segnala un doppio fuorigioco di Boxic e Salas, serviti però non da un compagno, ma dal colpo di testa di un giocatore del Piacenza. Bolognino annulla l'azione, poi si accorge dell'errore e scodella la palla. Il primo tempo si chiude su un assist di Boxic a Lombardo che calcia fuori bersaglio.
Le cose non cambiano nella ripresa. Al tredicesimo Salas se ne va in contropiede sul rilancio di Favalli e Dell'Icarri lo mette giù poco prima dell'ingresso in area, guadagnandosi la seconda ammonizione e il riposo anticipato. Sul calcio di punizione che ne segue, Mihajlovic scarica a sinistro sulla barriera e poi raccoglie la respinta per realizzare col piede sbagliato il gol della sicurezza. E sul 2-0 la partita, che non è mai stata accesa, si spegne definitivamente. La Lazio non c'è con la testa. Salas con la testa fa quello che non dovrebbe. Mancini resta in piedi per 20 minuti. Ravanelli all'esordio parte bene e poi scompare, affogando nei fuorigioco. Eriksson rimedia un'altra battuta d'arresto, la seconda in campionato dopo il derby, la seconda a Venezia in due anni, stessi affanni, stesso punteggio 2-0. Quando la Lazio è a terra, un senso di malessere pervade il popolo e tutto l'ambiente biancoceleste. Riaffiorano tristi presagi e paure, insieme a quel complesso, a quel male oscuro che ha fatto la fortuna del Milan lo scorso anno, che oggi riporta i fenomeni sulla terra, svalutando le azioni di Cragnotti nella borsa del campionato per la vittoria finale. Vista la Lazio in laguna, chi se la sente di ostentare ottimismo, perlomeno come nell'ultimo scorcio del 99. Non che manchino le attenuanti generiche, gli assenti, tanti, troppi, Almeida su tutti. Poi soprattutto la grinta del Venezia, che non sbaglia una virgola nel primo compito in classe del 2000. Poi Gans Maniero, autori dell'1-2. Meteore della Milano da bere, oggi restaurati e tirati a nuovo come la cattivanti Calli veneziana. Insomma, il calcio è tornato per i laziali col più fastidioso dei millennium bug, un virus che in tre giorni potrebbe, anzi dovrebbe essere cancellato in fretta. E così la stecca, e così le paure. Nel conto salatissimo entra la distorsione alla caviglia di Mancini e gli altri malanni, anche se è presto per dare sentenze. Morale, si parla tanto del sogno Rivaldo, si sa che il pallone d'oro avrebbe fatto pace con il Barcellona, si sa che potrebbe comunque arrivare a Roma quantomeno in estate. La quotazione in borsa esige certi scossoni, ma più che rinforzi alla Lazio servirebbe il lettino dello psicanalista, perché di campioni ce ne sono in abbondanza, e l'equilibrio psicologico che talvolta cede, come prima di un esame quando si ha l'impressione di aver dimenticato tutto, e da Venezia era un esame importante per chi punta allo scudetto. Sconfitta ha avuto ripercussioni oggi in borsa perché le azioni Lazio hanno perso il 5,17%, ma Eriksson oggi suggerisce di comprare le azioni, io lo farò a maggio, venderò molte di queste azioni e sono sicuro che ne trarrò profitto. Pavel, tu possiedi azioni della Lazio? Sì, ce l'ho, ce l'ho. Cosa fai? Te le tieni? Peso, le vendi? Cosa fai? Non lo so, me li tengo perché ci credo che la Lazio può vincere tanto, allora me li tengo. Per adesso te li tieni. Ma secondo te questa Lazio, per ritornare al servizio di Bartolomucci, ha bisogno di rinforzi o va bene così? Per me va bene così perché già ci siamo una rosa incredibile, giocatori fortissimi. Poi se la società decide di prenderne qualche giocatore fortissimo, noi giocatori non possiamo dire niente. La Lazio oltrepassa il secolo di vita, allontanando i fantasmi veneziani, e grazie a Hernan Crespo completa una brusca virata verso il primo posto in classifica, affittato la Juventus per tre giorni. Ma quella che doma il Bologna è una Lazio zoppicante, simile alla versione post-derby, una squadra che perde l'orientamento, confezionando partite per palati poco fini, di chi osserva l'essenza del risultato, comunque positivo. E i biancocelesti, più bianchi che celesti, con la maglia che indosseranno per il 2000, cercano con troppa foga di portare subito i tre punti a casa. Discreto l'avvio di gara con Nedved e Sergio Conceição in evidenza. Anche se il Bologna tiene in difesa, e in avanti è potenzialmente pericoloso, con i due ex, Beppe Signori e Kenneth Anderson. Il primo in bilico tra ragione e sentimento, dopo sei indimenticabili stagioni romane. Il secondo invece è deciso a vendicarsi di chi non gli ha fornito neanche la minima occasione per far vedere le sue qualità. E mettiamoci anche l'ex romanista Uome, che al 19° consegna a Signori uno di quei palloni che non si dovrebbero sbagliare, ma non si può parlare di errore grave quando si colpisce la traversa anziché il cuore della Lazio. Un brutto segnale per il Bologna, seguito a poca distanza dal cartellino rosso che Racalbuto sventola idealmente a un Guidolin troppo nervoso. La partita comunque è equilibrata, ma dal 20° in avanti la Lazio accelera e prima con Nedved, destro alto di poco, e poi su punizione con Mihajlovic si avvicina a un possibile vantaggio. E al 25° un intervento scorretto di Boselli su Conceição offre ai biancocelesti l'occasione più facile, un calcio di rigore. Ma Mihajlovic spedisce il pallone in curva nord e il ma che sta a fa di Cragnotti è la frase più civile indirizzata al serbo dei 70.000 dell'Olimpico. La Lazio fatica a ritrovare i giusti stimoli e appena molla l'osso riammette il Bologna in partita,
Signori, al 41esimo impegna Marchegiani, ma dopo un minuto Nedved carica il sinistro, la traversa trema ma contiene l'urto e consegna a Salas un pallone facile facile da appoggiare in porta. Lazio in vantaggio e fine primo tempo. Nella ripresa ci si aspetta uno spettacolo ben diverso, con gli ericksoniani senza più remore psicologiche. E invece, dopo un sinistro di Nedved al quarto minuto, il Bologna pareggia con Anderson, servito perfettamente da Signori. La paura di una festa senza sorpasso comincia a farsi strada e l'infortunio di Marcelo Salas peggiora la situazione. Entra Mancini, unica punta con Stankovic in appoggio. Al 19esimo però va a fargli compagnia Ravanelli, che rimpiazza uno spento Veron. Le occasioni per la Lazio si diradano e Mancini spreca quella più favorevole, facendo il raffinato, su un grande lancio di Ravanelli al 28esimo. Dopo due minuti comunque il doppio sorpasso si concretizza, sul Bologna con stacco di Nedved su cross di Conceição e in classifica sulla Juve. Il secondo cartellino giallo con relativa espulsione macchia appena la prova del cieco e il Bologna pareggia il conto sei minuti più tardi. Negli spogliatoi ci va Paramatti e al 49esimo il laziale dell'ultima ora, Fabrizio Ravanelli, firma il gol del 3-1. La festa adesso può davvero cominciare. Ad annusare oggi l'aria della capitale si direbbe che la Roma sia in piena corsa per lo scudetto e che la Lazio arranchi in zona retrocessione. Poi guardi la classifica, vedi che i biancocelesti hanno un punto di vantaggio sui giallorossi e sono secondi alle spalle della Juventus e cominci a non capire. Invece da capire c'è parecchio. Prima di Natale la Lazio sembrava propensa a uccidere il campionato, era attesa da una serie di partite sulla carta facili e viaggiava col vento in poppa. Ma la sosta ha immesso sacchi di sabbia negli ingranaggi della squadra di Eriksson, che ha smarrito brillantezza, personalità e convinzione. Risultato: 0 punti a Venezia, 1 a Reggio Calabria, 1 ieri sera a Cagliari. 0 gol segnati e 2 subiti. Un bilancio fallimentare per una corazzata costruita per vincere tutto. La Juventus intanto scappa, mentre la Lazio recrimina su calci di rigore negati, come quello di ieri su Boxic. E oggi Cragnotti ha detto che si farà sentire, smentendo quanto aveva dichiarato proprio una settimana fa, dopo i due rigori negati a Reggio Calabria. Ma al di là di questo la squadra è appannata e i campioni che dovrebbero prenderla per mano, Veron su tutti, sono l'ombra di se stessi. Eppure Eriksson continua a dar loro fiducia, pur ammettendo di aver capito cos'è successo a Natale e promettendo di svelarlo. Quando cominciamo a volare di nuovo? Vi dico. Ah, creiamo la condizione. Sì. Forse aveva proprio ragione Eriksson. La Lazio aveva bisogno di vincere per ritrovarsi e quella che oggi ha battuto il Bari rosicchiando due punti alla Juventus sembra di nuovo la squadra brillante e determinata scomparsa tra le feste natalizie. Tutto bene dunque oggi all'Olimpico per i biancocelesti, tranne un vergognoso striscione apparso in curva nord tra le solite croci celtiche e sul quale ci sembra superfluo ogni commento. Meglio tornare al calcio allora. Eriksson presenta una squadra rinnovata per 7 undicesimi rispetto a quella vittoriosa sulla Juventus in Coppa Italia. Fascetti risponde lasciando in panchina a sorpresa il derby fenomeno Cassano, preferendogli in attacco Osmanowski e Spinesi. Sceso all'Olimpico per agire di rimessa, il Bari si trova coi piani di battaglia scompaginati dopo appena 30 secondi dal calcio d'inizio. Serena accorda la massima punizione per un incontro ravvicinato tra Perrotta e Salas. Ma nella decisione dell'arbitro c'è odore di risarcimento per i rigori non accordati alla Lazio nelle ultime partite. Sta di fatto che Mihajlovic non si fa intenerire e l'1-0 è bello servito. Colpito freddo, il Bari fatica a trovare il bandolo della matassa e rischia ripetutamente il tracollo. È la traversa a salvare Franco Mancini su una deviazione di Sensini. È bravo il portiere pugliese a sventare un diagonale di Nedved, liberato da un assist di Salas. Il secondo legno viene scheggiato da Ravanelli, sempre su micidiale calcio d'angolo di Mihajlovic. È il prologo al raddoppio che arriva al 39esimo. Uno splendido tocco di Stankovic lancia a Ravanelli, che cincischia e poi finisce per calciare su Mancini, la cui respinta viene ribadita in rete da Salas, sempre al posto giusto nel momento giusto. La Lazio sembra padrona della situazione, ma al 43esimo Spinesi approfitta di un'uscita errata di Marchegiani per dimezzare le distanze. Potrebbe essere il gol che riapre la partita se appena un minuto più tardi Nedved non scaricasse in rete il 3-1 su perfetto assist di Favalli. Poi da goleador il cieco si trasforma in salvatore della patria al 46esimo, allorché respinge sulla linea un potente colpo di testa di Perrotta prima che Marchegiani eviti guai peggiori. Dopo il riposo Fascetti gioca la carta Cassano, che fa subito vedere di che pasta è fatto, sfiorando il gol alla prima azione. La Lazio è nuovamente pericolosa con il solito calcio d'angolo di Mihajlovic, che coglie il terzo legno della giornata. Cassano incanta l'Olimpico con un numero da fuori classe, strappando l'applauso di tifosi amici e avversari. E si capisce perché intorno al 17enne barese si sia già scatenata un'asta miliardaria.
La Lazio controlla la situazione senza troppa fatica, va vicina al quarto gol con Ravanelli e Simeone, ma sarebbe punizione troppo severa per un Bari che merita in pieno la classifica che si è costruito. La Lazio rompe il digiuno in trasferta, non segnava da 300 minuti l'ultima volta a Perugia, riguadagna la prima posizione e cancella un gennaio tremendo. Un bel regalo per Sven Goran Eriksson, 52 anni compiuti ieri, un bel segnale al campionato, anche se dietro al 4-2 rifilato al Torino ci sono ancora tracce evidenti di incoscienza, come quella di Siniša Mihajlović espulso al 34esimo del secondo tempo per questa gomitata su Ferrante, che dopo la botta, dopo la giusta segnalazione dell'assistente Mazzei all'arbitro Pellegrino, va a trasformare un rigore che sembrava disegnare un'altra rimonta. Perché parliamo subito di questo episodio? Perché la Lazio non dovrebbe accusare certi sbandamenti, perché ad un calciatore esperto come Mihajlović non dovrebbero saltare i nervi. La sua squadra vinceva 3-0 a meno di un quarto d'ora dal termine. Insomma, a Delle Alpi la Lazio ha macchiato il suo pur meritato successo in previsione delle due prossime gare, quasi certamente senza il serbo, contro Parma e Milan. Di contro le smorfie di Mondonico rivelano come meglio non si potrebbe lo stato d'animo del popolo granata, tra voglia di piangere e un malessere fastidioso. Parte col 3-5-2 la squadra di casa, c'è subito in campo il nuovo acquisto Scarlato che dovrebbe supportare Ferrante in attacco, mentre ha Sommese e Lentini il compito di sfruttare le fasce. Lentini deve anche agire nella zona difensiva perché la Lazio quando parte in velocità è micidiale. Si capisce prestissimo che il pallino lo prendono gli ospiti e che la fiducia accordata dal tecnico svedese a Pancaro e Sensini è meritata. Ed è proprio Sensini all'ottavo a firmare il primo vantaggio, cross tagliato di Mihajlović puntuale all'argentino 1-0. Se è vero che la Lazio accusa dei limiti nella gestione del vantaggio, nel tenere alta la concentrazione, è pur vero che il Torino è molto impreciso nelle conclusioni. 17esimo non è sfruttata l'opportunità costruita da Jurcic. Discorso che vale anche per Inzaghi, oggi in tribuna non c'è il suo portafortuna, il fratello Pippo, e per Simone il controllo sull'asset di Simeone è difettoso. 20esimo Lentini propone ancora per Sommese che di testa non fa centro. Un minuto dopo Sommese di prima intenzione per Ferrante che non conclude. La partita è molto bella e anche la Lazio, che in velocità è proprio irresistibile, ma Inzaghi non fa male. Ferrante cade in area prima del riposo, accentua molto la caduta per l'arbitro e simulazione. Consulto dei difensori granata alla ripresa, bisogna stare più stretti, sembra dire Bonomi, ma a che serve se arriva il pasticcio di Pastine? E il nono, Grandoni allunga al portiere che indugia, Inzaghi recupera il pallone e viene messo giù. Rigore che Mihajlović trasforma ed è il raddoppio. Entra Ravanelli per Inzaghi e fa il suo regalo personale ad Eriksson, colpo di testa vincente su assist di Stankovic, 3-0. Tutti a casa? Ma che? Mihajlović ci mette del suo, rigore che Ferrante trasforma, il toro vede rosso e va a testa bassa, Ferrante incorna la prima volta al 39esimo ma il pallone colpisce la traversa, Galante riprova al 44esimo e stavolta fa centro, 3-2, il titolo sarebbe non dimenticare Venezia e quel pareggio, il recupero è di 4 minuti e il popolo granata ci crede, ma la Lazio non è il Venezia, è a Salas che tira fuori uno dei suoi numeri al 46esimo, tocco delizioso e 4-2 che estenderebbe qualsiasi toro, la Lazio vince, la Lazio è prima, ma a che prezzo? Io credo che la Roma sia una delle squadre che ha dimostrato di più fino adesso, all'inizio della stagione. Ha perso qualche punto per la strada, forse un pochino così, per non voglio dire inesperienza, perché magari potrebbe essere interpretato male, però per mancanza di abitudine a lottare per il traguardo massimo. Però negli scontri diretti ha dimostrato di potersela veramente, come diceva Francesco, giocarsela alla pari, forse anche con qualcosa di più, con tutte le squadre. Ti preoccupano le continue voci sull'arrivo di Frey il prossimo anno? Cosa devo dire? Ma la società non ti ha... Non ha detto qualcosa in settimana, Cragnotti? A me? Non ti risulta? No, sui giornali ha detto che no, pratica, vabbè, queste... ha ricordato il tuo contratto, insomma, che non si tocca. Sì, ho il contratto ancora per 2 anni, oltre questo, perciò è quello che io guardo. Poi è normale che la Lazio è una società ambita, a me piacerebbe rimanere in porta nella Lazio più lungo tempo possibile. Credo che sia un discorso abbastanza umano, abbastanza normale. Le voci di interessamenti per altri... disturbano, ecco, quello che può essere il dispiacere di vedere il proprio futuro messo in discussione, solo quello, per il resto la tranquillità è massima. È
E di nuovo grande calcio sotto i riflettori per il posticipo domenicale. La Lazio che non vuole abdicare dal ritrovato primo posto affronta un Parma che non vuole lasciare sul terreno dell'Olimpico le residue speranze di sogni di gloria. Malesani per Durante, l'indisponibilità di Amoroso, Bogossian e Ortega recupera rispetto alla gara con l'Inter Fabio Cannavaro dopo il turno di squalifica. Eriksson che privo degli squalificati Mihajlovic e Nedved oltre che di Favalli si affida in difesa Couto e Negro, alla rientrante Verone a Consensao a centrocampo. In attacco alla tandem Salas Bocic ed è il croato a portare il primo violento assalto che Thuram ferma con le buone o con le cattive. Fate voi e riguardiamo ancora una volta l'intervento del giocatore del Parma. La Lazio è scatenata, comprime la squadra di Malesani nella sua tre quarti e nelle battute iniziali impegna ripetutamente Buffon. Il destro di Verone è troppo centrale, quello di Negro costringe invece alla respinta il numero uno della nazionale. La squadra di Malesani sembra essere in asfissia. La Lazio le toglie ossigeno e iniziativa, le manovre avvolgenti sulle fasce sono le logiche premesse alle conclusioni, come nel caso del colpo di testa di Salas dopo il cross dalla destra di Consensao. Per vedere il Parma bisogna aspettare un quarto d'ora abbondante, quando Dino Baggio regala a Stanic una palla d'oro che il croato spara di poco al di sopra della traversa di Marchegiani. Dino Baggio ci prende gusto e tre minuti più tardi, siamo al 19°, offre a Crespo un'altra occasionissima di quelle che non si possono sbagliare, ma l'ex capo cannoniere del campionato emula Calloni, lo sciagurato Egidio degli anni 70. Si gioca comunque su ritmi alti e con soventi capovolgimenti. Verona, siamo al 21°, batte una punizione col veleno ma non ci arrivano in tre. Simeone, Salas e Bocic. Ancora Verona, ancora su calcio di punizione, questa volta diretto. Il destro è tagliatissimo e di poco alto quando l'orologio segna il 26°, 55 secondi. Due minuti più tardi, ancora il Parma, ancora con Crespo alla palla buona per spezzare lo 0-0 iniziale. L'argentino servito da Dabossi libera di Negro con un palleggio d'alta scuola ma non riesce a superare l'ultimo baluardo, ovvero Marchegiani. Siamo al 29°, dicevamo una gara con soventi capovolgimenti, a puntuale conferma arriva la risposta laziale con Simeone, il cui destro incrociato termina di poco a lato alla destra di Buffon. All'ultimo secondo del primo tempo la squadra di Eriksson ha un'altra chance, ma Buffon con un'uscita coraggiosa riesce a sventare la situazione di pericolo, dopodiché Bazzoli manda tutti negli spogliatoi. La ripresa comincia come il primo tempo con la Lazio in attacco. Bocic trova lo spazio per il cross, Consensao non trova la giusta coordinazione per indirizzare di testa il pallone nello specchio della porta. Ci riprovano gli uomini di Eriksson grazie ad una prepotente iniziativa di Nesta che conquista palle e assiste alla perfezione Salas, il cui colpo di testa al pari di quello di Consensao non inquadra la porta nonostante la posizione favorevolissima. È il 13°. Il break del Parma arriva come nel primo tempo dopo il quarto d'ora. Cannavaro lancia alla perfezione Crespo, la cui battuta di destro viene però smorzata e deviata dall'insuperabile Nesta. Dopo che Vanoli è subentrato a ben arrivo, nell'altra area si registra un altro episodio, si fa per dire, da Moviola quando siamo alla 21°. L'intervento di Lassissi da Tergo su Bocic è chiaramente da rigore, ma Bazzoli, forse perché è impallato, dice che si deve andare avanti come se niente fosse accaduto. Incredulo Eriksson, sicuro del fatto suo l'arbitro altoatesino. Ma la Lazio non demorde, i corner di Veronda alla sinistra del fronte d'attacco sono simili a palle gol, ma Salas sull'ennesimo traversone liftato dell'argentino sbaglia abbastanza clamorosamente la conclusione. Vista la solitudine in cui viene a trovarsi l'attaccante cileno, Eriksson corregge il disegno tattico affiancandogli Ravanelli, che sostituisce con Consensao, mentre Malesani è costretto a cambiare da Bocon Longo per banalissimi crampi del francesino, e quindi Paolo Sousa ha lavorato moltissimo con Wallem. C'è un altro cambio, Almeida per Sensini, ma non succede più nulla per oltre un quarto d'ora, cioè fino al 41°, quando Dino Baggio impegna Marchegiani con un violento destro a pelo d'erba. Ed è questo l'ultimo episodio di un secondo tempo che, rigore di Lassissi a parte, ben poco ha offerto alla platea dell'Olimpico. Finisce così 0-0, una bella gara in cui la Lazio ha fatto di più sul piano del gioco, mentre il Parma, soprattutto nel primo tempo, ha avuto le occasioni migliori. E in virtù di questo risultato in bianco, la Lazio perde la leadership ed è ora al secondo posto ad una lunghezza dalla Juventus. In casa Lazio sono parecchie recriminazioni, lo può confermare Sergio Consensao? No, penso che sì, penso che sia avuto dato questo rigore, penso che la partita è stata aperta, però penso che si tornava un po' più aperta perché Parma voleva pareggiare, certamente. Calcio è così, capita anche questo, dobbiamo adesso guardare la prossima partita con il Milan e procurare di vincere. Buffon, ma il pareggio serve a qualcosa al Parma? Ma serve a qualcosa sicuramente, se avessimo avuto qualche punticino in più sarebbe stato un gran punto, così non è che ci cambi molto la posizione in classifica, se non altro però ci dà un po' di morale, un po' di fiducia, visto che in questi ultimi due incontri con due grandi squadre abbiamo ottenuto due pareggi. È tutto pronto?
Siete pronti? Pino, sei pronto? No. Vuoi rivedere tutto? No, voglio andare a casa. Episodi da rivedere? No. Va bene, Milan-Lazio, Bruno Longhi. Sono in 70.000 a San Siro per il big match della giornata che oppone Milan e Lazio, le grandi protagoniste della stagione passata, in una partita, alla luce dei risultati del pomeriggio, da vincere assolutamente. Zaccheroni ripropone nel modulo il Milan travolgente delle ultime gare. L'unica novità rappresentata dal ritorno di Albertini al posto dell'acciaccato De Ascentis. Eriksson deve fare i conti con una situazione di preoccupante emergenza. Mancano gli infortunati Favalli ed Almeida e gli squalificati Mihajlovic e Simeone. Va subito in forcing il Milan, che costringe sulla difensiva la Lazio. Per due volte con Negro e Couto i difensori biancazzurri respingono centralmente di testa e per due volte vanno al tiro i rossoneri con Birof e Ambrosini, ma non riescono questi ad inquadrare lo specchio della porta. La squadra di Eriksson, compressa nella sua tre quarti, si vede costretta inizialmente ad affidare alle sortite dei singoli le sue iniziative offensive. Così Salas fa tutto da solo e al momento del tiro non ha più la forza necessaria per battere Abbiati. Ma è il Milan, come detto, a fare la partita. Shevchenko ha la palla buona quando il cronometro segna il decimo minuto, ma Marchegiani è bravissimo a fargli perdere il tempo e la coordinazione per poter battere a rete da favorevole posizione. Mentre i tecnici cercano le mosse e le contromosse vincenti, Marcelo Salas trova il sistema per accontentare i calciofili dal palato più fine. Boban, che evidentemente non vuole essere da meno, gli risponde così con questo gioco di prestigio. Intanto la Lazio, che ha accorciato lo spazio tra difesa e centrocampo, sembra dare segni di ripresa, ma Negro vanifica tutto il lavoro dei compagni andando a colpire il pallone con un pugno nella propria area. Rivediamo l'azione incriminata. Per Rosetti è calcio di rigore che Zvonimir Boban trasforma mandando Marchegiani da una parte, il pallone dall'altra. È il 38esimo minuto e il Milan si trova in vantaggio più per demerito altrui che per merito proprio. Ma non è tutto. Sulle ali del vantaggio la squadra di Zaccheroni, sfruttando uno sbilanciamento in avanti della Lazio, conquista un altro calcio di rigore. Il fallo è di Marchegiani su Ambrosini dopo che lo stesso portiere era stato bravissimo a bloccare il precedente tentativo in dribbling di Shevchenko. Ancora Boban dal dischetto e ancora gol quando siamo in pieno recupero. Stavolta Marchegiani intuisce, ma la traiettoria del tiro del croato è davvero imprendibile. 2-0 dunque alla fine del primo tempo e negli spogliatoi volano parole grosse tra Galliani e Mancini. Inizia la ripresa la Lazio, parte bene comprimendo i rossoneri nella loro area di rigore, ma ai giocatori di Eriksson sembra mancare il colpo risolutore. I tentativi offensivi di Verone e di Nedved non creano comunque eccessivi problemi ad Abbiati. Rivediamo ancora la conclusione del giocatore della Repubblica Ceca e allora si cambia. Fuori Boxic e dentro un Mancini ben più sereno rispetto a quello dell'intervallo. Ma la prima palla gol della ripresa capita ai rossoneri, che sfruttando un'indecisione avversaria hanno due opportunità al prezzo di uno. La prima è di Shevchenko che colpisce il palo, la seconda è di Boban che si vede alzare da Nesta sopra la traversa la sua conclusione a colpo quasi sicuro. Tutto ciò che stiamo rivedendo quando il cronometro indica il 14esimo minuto. Per un quarto d'ora buono non succede nulla, il primo fatto degno di nota è l'ingresso di Simone Inzaghi al posto di Sensini e il cambio produce un tentativo di testa di Negro che termina però di poco alto sopra la traversa di Abbiati. La risposta rossonera arriva nel segno di Oliver Birov, il cui destro prepotente costringe Marchegiani ad un intervento stilisticamente non perfetto. È il 37esimo minuto. Sul capovolgimento di fronte, ovvero 30 secondi dopo, la Lazio va in gol. L'idea e la conclusione di Simone Inzaghi sono geniali. L'attaccante vede scoperto l'angolino alla sinistra di Abbiati e con un preciso destro a rientrare dalla distanza lo centra alla perfezione, rimettendo in discussione l'esito della gara. Mentre Zaccheroni e Eriksson eseguono altri cambi, entrano Ravanelli, Ganz, Elbeg e Josemari. Il Milan va vicinissimo al 3-1, ma Marchegiani è bravissimo a vanificare dapprima il tentativo di testa di Shevchenko e poi quello di Birov. Al terzo di recupero va fuori Ambrosini, espulso per doppia ammonizione, dopodiché l'ottimo arbitro Rosetti manda tutti definitivamente negli spogliatoi, non senza gli ultimi strascichi polemici da parte dei giocatori della Lazio. Finisce dunque 2-1 a conclusione di una partita non esaltante, decisa dagli episodi che hanno finito per fare la differenza a favore del Milan, che in virtù di questo successo esegue il sorpasso ai danni della Lazio e conquista la seconda piazza a 4 punti dalla Juventus. Tutti vogliono sapere la posizione ufficiale della Lazio, perché questo silenzio stampa nato praticamente nel dopopartita. Sì, è una decisione presa dal presidente di far entrare tutta la società in silenzio stampa almeno per questa settimana. Adesso tra l'altro la squadra è abbastanza decimata per le convocazioni nazionali, vediamo quando ritorniamo tutti insieme quello che succederà.
Tu che conosci bene ovviamente il presidente, da che cosa può essere nata questa decisione? No, io posso solo riportarvi quanto detto da lui. Grazie. Vai via subito? Sì, proprio. Va bene. Va via subito. Vediamo per concludere la documentazione quelle immagini dell'intervallo di turbolento di Milan-Lazio, così chiedo anche una cosa a Giampiero Mughini, qui sta finendo il primo tempo e c'è molta rabbia naturalmente tra le file dei giocatori della Lazio. Giampiero, tu hai visto quelle immagini, qui vediamo Veron, poi vedremo Ravanelli e poi soprattutto Mancini e Galliani. Come sai, insomma, avremmo evitato volentieri oggi di parlare, di dare tanto spazio alla Moviola, ma era inevitabile anche stasera. Anche stasera, insomma, nervi tesi, come vediamo e come vedremo tra pochissimo da queste immagini. Ma io direi, fossi uno della Lazio, insomma, francamente, diciamo, lo schiaffetto di Negro al pallone c'è, è innegabile. È uno schiaffetto totalmente inutile, nel senso che se Negro in quell'occasione fosse andato a prendersi un caffè, il Milan non credo che avrebbe tratto da quella circostanza uno straordinario vantaggio. Però lo schiaffetto c'è, probabilmente non è volontarissimo, come dice l'ottimo direttore di rigore, però lo schiaffetto c'è, voglio ben vedere che un arbitro a quel punto fa finta di niente. Quindi la Lazio, quindi, che abbia i nervi tesi è sacrosanto, però insomma il rigore c'è. Però la Lazio non esce affatto ridimensionata per niente, e quindi, voglio dire, il calcio è bello e continua. Inevitabili queste scene, Rino? Ah, evitabili, no? Come evitabili. Beh, no, visto che tutte le domeniche ormai... Purtroppo si è creato un clima di tensione che credo che aumenterà, perché ieri sera, in un contesto completamente diverso, io ero allo Stadio Olimpico ieri sera a vedere Roma-Fiorentina, in un contesto di tutta tranquillità, con la Roma sul 2-0, un fallo che c'era o non c'era su Montella, secondo me non c'era, è stato fischiato unanimemente da 60.000 spettatori. Questo è quello che è successo, perdonami, a fine partita. Sì, sì, dice Nesta, e Nesta non è nuovo a situazioni del genere. Nesta, ricordiamoci, ha preso 3 giornate di squalifica una volta per frasi inutili, ormai inutili, perché la partita è finita, non c'è più niente da fare. D'altra parte la Lazio ha giocato oggi senza uno dei giocatori più importanti per colpa sua. Poi fanno il silenzio stampa e va benissimo, anzi secondo me va male, perché è l'atteggiamento più puerile che si può avere. Ma al di là di questo, molte delle loro responsabilità risalgono all'espulsione di Mihajlovic a Torino. Però voglio aggiungere, anche per rispetto della decisione di Gragnotti, che forse proprio avendo visto questo nervosismo non c'è, evitare non poi c'è, non c'è dubbio. Conseguenze. No, è vero questo. Un gol, 3 punti, ossigeno puro da respirare lassù in alto sotto la Juve. La Lazio vince mentre torna in cattedra Veron, autore di una gara pregevole. L'argentino bravo e sfortunato, oggi una traversa al sesto e un palo alla mezz'ora della ripresa, è tornato ai livelli migliori, ispirato e pronto a dettare i tempi e a suggerire per i compagni. La vittoria del Lecce serviva e serve per allontanare i sospetti di una crisi latente che da qualche settimana si addensano sulla società di Gragnotti. Non era facile, non lo è stato, battere la squadra di Cavasin, che di occasioni gol ne ha avute, sopperendo al gap tecnico con i muscoli e la volontà. Senza Mihajlovic, Boxic e Favalli, Eriksson ripropone il 4-4-2. Il turnover è ormai un termine che suona male. Allora Salas e Ravanelli, punte, centrocampo affidato a Conceição, Nedved, Verona e Sensini. E le intenzioni dei laziali sono subito evidenti. Incavolati neri e non per caso, leggi Champions League che la dice lunga, con divisa nera che mette in crisi l'arbitro Messina, costretto a cambiarsi 2 volte dal nero verde al grigio al beige per non confondersi con i calciatori. Dopo il palo di Veron, la Lazio crea ancora problemi al reparto arretrato del Lecce. Bravo Chimenti a sventare al 19°. Contro le grandi la squadra salentina ha sempre ben figurato, perché brava a rompere il gioco degli avversari, ancor più a ripartire. Ma se la Lazio ti dà dei vantaggi, amnesia momentanea della difesa al 28°, devi approfittarne. Niente da fare, Negro si fa saltare da Marino, che mette al centro per un Lucarelli distratto e impallato da Pancaro. Ravanelli parte bene in contropiede dopo una palla persa da Savino. Chimenti non si fa superare. La gara si accende su un calcio di punizione di Lucarelli respinto dalla barriera. Bonomi prova, buono il tiro, ottima la risposta di Marchegiani. Passano 2 minuti e un altro tiro, stavolta di Nedved, al miglior sorte, e il gol del vantaggio laziale, 1-0. La ripresa mostra una Lazio più attenta e un Lecce più nervoso. Chimenti deve applicarsi con cura sui tentativi di Nedved al 17° e di Sensini al 18°.
La Lazio corre l'ultimo grosso rischio al 20° quando Viali di testa va a colpo sicuro ma trova Conceição sulla linea. Forse è il segno che oggi va tutto bene alla squadra di Eriksson, a tutta la squadra, meno che al solito Veron, il migliore, che meriterebbe il gol ma trova ancora un legno dalla porta di Chimenti. Messina, l'arbitro ha il suo da fare per controllare la partita, la tensione sale, il pubblico rumoreggia, Cavesin si agita e viene espulso, Cavesin è indignato e quasi rassegnato, per lui i discorsi sulla sudditanza degli arbitri sono inutili, però li ribadisce. Tutto normale, se pensiamo a cosa si giocava oggi la Lazio, io non gioco in borsa, non ho soldi in borsa, quindi io ero sereno oggi e anche domani sarei stato sereno. Il Lecce finisce in 10 per l'espulsione di Colonnello, 2 munizioni in un quarto d'ora ed ora comincia a preoccuparsi, nelle ultime 5 gare ha preso un solo punto. Le scelte di Eriksson avevano forse fatto arrabbiare Sergio Cragnotti, grande sponsor di Alen Boksic. Schierare una sola punta, Marcelo Salas, in una sfida fondamentale per non lasciare campo libero alla Juventus, sembrava una bestemmia calcistica, come ammettere di avere paura dell'Inter. Ma come spesso accade, non è il numero degli attaccanti in campo a determinare l'atteggiamento tattico. E infatti la Lazio ha dominato i neroazzurri nei primi 20 minuti, sacrificando Salas solo contro Blanca e Cordoba e puntando su due esterni che fluttuavano tra centrocampo e attacco, Stankovic e Nedved. In questo modo la Lazio ha raggiunto la parità numerica centrocampo, 5 contro 5, soffocando la fonte di gioco dell'Inter, Clarence Seedorf. Impossibile però neutralizzare Angelo Peruzzi, strepitoso nel difendere la porta interista dopo il gol di Recoba nel primo tempo e l'espulsione del colombiano Cordoba, con almeno 3 interventi da fuoriclasse, il primo su Nedved, che non possono essere sfuggiti agli occhi del commissario tecnico azzurro Dino Zoff in tribuna allo Stadio Olimpico. Nella ripresa con l'uomo in meno l'Inter si è difesa con ordine e forse segnando il gol del raddoppio con Di Biagio su assist di Seedorf si è considerata sicuro, visto che mancavano soltanto 10 minuti più recupero alla fine della partita. E invece, come nella gara di andata con i biancocelesti ma non solo, l'Inter ha subito gol pesanti nel finale anche contro Milan e Parma. La squadra di Lippi ha accusato un passaggio a vuoto nel momento in cui la Lazio ha intensificato i suoi sforzi, quando il 4-5-1 di partenza si è trasformato fino a diventare un 3-4-3 con gli inserimenti in corsa di Ravanelli, Sergio Conceição e Simone Inzaghi. Le mosse di Eriksson che hanno di fatto cambiato la partita. Simone Inzaghi ha firmato il gol della speranza, quello dell'1-2, e poi è stato protagonista anche del discusso pareggio di Pancaro all'88°, uno degli episodi che ha fatto infuriare l'Inter in campo e Moratti oltre oceano. Otto giornate dalla fine la Lazio abbandona la corsa a scudetto facendosi mettere sotto da un ottimo Verona. Comincia malissimo la settimana decisiva dei laziali che per l'appuntamento di Champions League rischiano di perdere Nesta stiratosi a fine partita e per il derby perdono Mihajlovic ammonito nella ripresa. E pensare che l'avvio di gara è piuttosto confortante per la Lazio che al terzo minuto assapora il gusto amaro di un gol non valido per carica di Salas su Laursen. Il Verona entra in partita lentamente e preferisce farlo agendo di rimessa. Dopo l'opposizione di Marchegiani su Cammarata, dall'altra parte c'è Frey che interviene sul colpo di testa di Salas, messo in moto da Conceição. Dal 15° il Verona prova a fare il break spingendo sulla sua corsia di destra con Diane Brocchi particolarmente vivaci. Per la formazione di Prandelli c'è anche la ricerca delle conclusioni da lontano che non impensieriscono troppo Marchegiani. Al 17° Verona, graziato dall'arbitro che giudica regolare la trattenuta con la mano di Laursen su Salas. Al 26° onore e gloria per Frey che salva il risultato opponendosi all'incursione del cileno. Alla mezz'ora il Verona mette sotto gli avversari, ancora una volta imprecisi e maladisposti in difesa. Nesta non chiude su Cammarata e Pancaro salta vuoto consentendo a Morfeo di infilare Marchegiani. Nella ripresa Eriksson cancella il 4-5-1 inserendo Ravanelli e Mancini per Nedved e Stankovic. Ma il Verona è sempre pericoloso quando affonda sulle fasce. Al 9° opportunità per la Lazio con Conceição che spara alto l'invito di Mancini. Laziali salvati al 15° dall'arbitro che ammonisce Mihajlovic ma lo lascia in campo nonostante la reazione isterica. Poi il difensore prova a sfogarsi su punizione ma allunga ancora la sua astinenza da gol. Al 20° c'è lavoro invece per Marchegiani che anticipa Cammarata messo in moto dallo scatenato Falsini e sul ribaltamento dell'azione la Lazio chiede il rigore per il contatto in area fra Ravanelli e Franceschetti. Adesso con la Lazio sbilanciata in avanti ogni azione di rimessa del Verona si trasforma in occasione da gol.
E anche sfortunata al 23esimo la formazione di Eriksson, ad un passo dalla pari con Salas, a sua azione di calcio d'angolo battuto da Mihajlovic. Al 34esimo ancora un calcio da fermo di Mihajlovic, procura un'occasione da rete per il Matador, che si ferma di fronte alla reattività di Frey. Adesso la Lazio comincia a sgonfiarsi al confronto di un Verona in condizioni fisiche eccezionali. Al 39esimo Marchegiani blocca Cammarata e Nesta si infortuna, costretto a uscire, con la Lazio in 10 per le tre sostituzioni già consumate. Eriksson aveva detto, credo ancora nello scudetto, a questo punto dopo la partita di oggi? Ma credo 9 punti sono tanti, comunque mancano ancora tante partite, l'importante adesso è pensare con concretezza alla partita di mercoledì. Questa partita è andata male, qualcosa ci è mancato, anche oggi credo che ci fossero due rigori per la Lazio. Vedremo poi alla Moviola. Comunque non ho da ricriminare nulla, ma bensì una scarsa concentrazione dei miei ragazzi in una partita così importante. Ma adesso io credo che sia prematuro tirare le somme, stiamo lottando per una Coppa dei Campioni, quindi direi che a fine campionato si vedrà quello che si è ottenuto, si faranno al solito un bilancio e poi si prenderanno le decisioni del caso. E poi c'è questo derby, no? E poi c'è un derby, il derby delle deluse, credo, delle depresse. È effettivamente un derby che arriva in un momento delicatissimo sia per la Lazio sia per la Roma, ma no, noi stiamo benissimo con Eriksson, quindi credo che Sacchi starebbe bene dappertutto, quindi è un grande allenatore, non ha avuto un momento facile con l'Atletico Madrid, però nella vita non tutto quello appunto che sembra oggi facile domani sia raggiungibile. Probabilmente Cragnotti dopo il KO di Verona non avrebbe osato chiedere tanto. Soltanto il più inguaribile ottimista poteva sperare di vincere a Stamford Bridge e battere la Roma nel derby, magari dopo la sconfitta della Juventus a Milano. Ma i sogni talvolta si avverano e la Lazio, dopo aver fatto il pieno, guarda con comprensibile fiducia la supersfida di sabato prossimo con Del Piero e soci. Si gioca, non dico tutto il campionato, ma si gioca una partita importantissima per tutte e due squadre sabato. Però oggi i ragazzi sono stati veramente bravi, con grande tranquillità, con grande autorità. Abbiamo fatto primo tempo e poi un quarto d'ora nel secondo molto molto bene. Ma nel derby numero 114, alla faccia del risultato finale, la Roma a cominciare forte, anzi fortissimo. La combinazione Montella-Totti del Vecchio è splendida, ma all'attaccante giallorosso rimane il colpo in canna davanti al bersaglio. Poco male perché sul susseguente calcio d'angolo la squadra di Capello trova il gol con Montella, bravo, lesto e acrobatico nell'anticipare Marchegiani, a conclusione di uno schema dalla bandierina proposto da Candelà e Totti. Per una decina di minuti la Lazio è come imbambolata, incapace di reagire contro un avversario che in virtù di un pressing ben concertato le chiude ogni spazio di manovra. La partita è aspra, nervosa e spigolosa come è nel copione di un derby che a fine gara farà registrare interventi in dose massiccia dell'arbitro Messina per gioco scorretto. La Lazio, senza Nesta e Mihajlovic in campo con l'ormai collaudata formula ad una sola punta, comincia a dare segni di risveglio quando Verona e Nedved imprimono ritmi più alti alla gara. Lupatelli, 22enne portiere di Belle Speranze, debuttante oggi in A al posto di Antonioli, è rischiosamente tempestivo quando frena un'accelerazione in area del centrocampista della Repubblica Ceca, dando a molti, ma a torto, l'impressione dell'intervento da rigore. Ma lo stesso portiere non può opporsi al successivo tentativo di Nedved che con ostinata caparbietà conclude in gol, anche con la decisiva complicità di Zago, un'azione alimentata da Pancaro e proseguita poi da Inzaghi. La Roma appare stordita e anziché riprendere il discorso interrotto dal pareggio laziale, prende un altro gol. Verona è ritornato sui suoi livelli di rendimento abituali, è bravissimo ad imprimere al pallone una traiettoria liftata che ne fa concludere la corsa giusto all'incrocio dei pali. È il gol che deciderà la partita e che fa esplodere di gioia la tifoseria biancazzurra. Capello è incredulo, in 3 minuti il vantaggio è diventato svantaggio, ma c'è ancora tempo. Difatti la Roma ha un paio di sontuose occasioni per pareggiare il conto prima della fine del primo tempo, ma Del Vecchio, liberato da Totti, manca in pieno la porta, quindi lo stesso Totti, a conclusione di una prolungata azione in cui Marchegiani si infortuna seriamente, si deve essere trasportato in ospedale per accertamenti, dicevamo lo stesso Totti a vedersi respingere da negro di testa davanti alla porta sguarnita la sua capocciata quasi a botta sicura.
La ripresa, che proporrà numerosi cambi, Assunção e Tommasi nella Roma per Nakata e Candelà, Sensini e Bocic per Verona e Inzaghi nella Lazio, vede dapprima gli sterili tentativi giallorossi portati da Del Vecchio e Totti, che non impensieriscono Ballotta, entrato sul finire del primo tempo. Quindi la Lazio, prima di rintanarsi nella propria tre quarti per respingere l'assalto finale della Roma, riesce a costruire con Pancara un match ball che con Sensan tocca appena appena con la punta sull'uscita di Lupatelli. Di qui in avanti la partita la fa la Roma, che pur denunciando i soliti limiti nel costruire le trame d'attacco, riesce comunque ad avere qualche chance per pareggiare il conto. Quella di Del Vecchio è non più di un assist per Ballotta e il tiro a giro di Totti è bello e senza anima. Io credo che abbiamo visto una buona Roma che purtroppo non è stata fortunata, questa è la mia analisi, però contano i risultati dicono che noi stiamo perdendo da tre partite consecutive in campionato. Non meritavamo la sconfitta, abbiamo creato le occasioni da gol, non le abbiamo sfruttate e questo è il calcio. Gli ultimi istanti vissuti col cuore in gola rimandano la Lazio vicina al terzo gol, ma Simeone il Ciolo sbaglia completamente solo, mentre Del Vecchio brucia l'ultima speranza sparando troppo centralmente nella porta laziale, dopodiché cala il sipario su una sfida che conclude nel modo più bello l'indimenticabile quattro giorni laziale, mentre alla Roma si tirano le somme su una stagione il cui conto è ora decisamente in rosso. Lazio sa cosa vuol dire, si chiama sindrome da rimonta e i biancazzurri ne sono rimasti vittime l'anno scorso, quando dissiparono la bellezza di 8 punti in 7 partite. I sintomi sono sempre quelli, nervosismo, paure, manie di persecuzione, stanchezza. Ora invece la squadra di Eriksson vede il mondo dal punto di vista opposto. Nella passata stagione due sconfitte contro Roma e Juve furono l'inizio della fine. Adesso due vittorie sempre contro Roma e Juve sono il segnale della riscossa, da meno 9 a meno 3 nel giro di 15 giorni, con in mezzo la qualificazione ai quarti di Champions League. Ce n'è abbastanza per sentirsi più forti di quei tre punti di distacco dalla vetta. Ora la Lazio è una squadra capace di superare i momenti difficili, soltanto due settimane fa era stata contestata dai tifosi, di soffocare i dissidi interni e di approfittare degli episodi decisivi, come il minuto che ha cambiato la faccia al campionato. Espulsione di Ferrara per doppia ammonizione, la Juve non fa in tempo a riorganizzare la difesa e alla prima azione viene castigata. Adesso la Lazio guarda la Juve negli occhi e riconosce quella paura. I bianconeri devono tornare a giocarsi uno scudetto già vinto, devono far finta di niente e convincersi che tre punti sono tanti. Ma ecco la stanchezza di chi si è sobbarcato l'Intertoto, le prime manie di persecuzione con Luciano Moggi, clamoroso al Delle Alpi, che si lamenta dell'arbitro che non avrebbe espulso Almeida, e il nervosismo soprattutto lì davanti. Che Del Piero e Inzaghi fossero separati in casa lo si era già capito a Venezia o a Piacenza, dove i due esultarono verso bandierine opposte. Ma se non è obbligatorio andare al cinema insieme, è sicuramente preoccupante che ieri sera, in 90 minuti e rotti, Del Piero e Inzaghi si siano passati la palla una sola volta, questa, peraltro in un improbabile triangolo. Per il resto, ognuno per la sua strada e qualche segnale di malumore che stamattina il giornale ha evidenziato in un titolo d'apertura. I diretti interessati smentiranno all'infinito, ma la faccenda comincia ad avere contorni preoccupanti e a soffrire di più questa situazione è sicuramente Del Piero, ormai vittima di un'involuzione che lo sta trasformando nel pur generoso Del Piero. 1000 ripiegamenti a centrocampo e 0 gol su azione, ma 533 giorni di digiuno sono troppi anche per un centrocampista. Ha ragione Eriksson quando si dichiara deluso per il risultato, ma ancora in corsa per il titolo. La delusione appartiene al pareggio della Fiorentina, ottenuto al 92esimo grazie ad una prudenza di Battistuta, quando il popolo laziale s'apprestava a salutare i giocatori sotto la curva. L'ottimismo dell'allenatore svedese passa attraverso gli episodi che hanno caratterizzato la partita. Con il 4-4-2 di partenza, la Lazio fa capire che vuole la vittoria. Bocic fa dannare l'anima alla difesa viola, scaricando palloni in quantità industriale per Nedved, sempre pericoloso, e Almeida, che ha ritrovato la miglior forma e si sgancia spesso a cercare la gloria personale. Salas si adegua, il cileno ci tiene a disputare un ottimo finale di campionato, è costretto a girare al largo per favorire gli inserimenti di Bocic e Nedved, si mette al servizio della squadra. Con la Fiorentina in vantaggio per 1-0 e lui con una finta che taglia fuori la difesa viola che lascia a Nedved il gol del pareggio. Se con Inzaghi la Lazio sa verticalizzare con più efficacia, Bocic assicura qualche centimetro in più, con micidiali calci d'angolo e di punizione di Mialovic. Però non sempre in sintonia con i compagni, ma con i piedi che si ritrova, anche al di sotto del suo standard normale, merita la sufficienza.
Qualcuno in sala stampa ha criticato Eriksson per aver preferito Lombardo a Conceição, dimenticando che l'ex doriano si è messo a disposizione dell'attacco, ma soprattutto ha assicurato la copertura difensiva contro la Fiorentina schierata a tre punte. Fin qui tutto bene, e le tre reti segnate a Viola ne sono una testimonianza, ma se Eriksson vuole essere ancora l'anti-Ancelotti deve recuperare il miglior Nesta. Lo suggeriscono le tre reti subite dalla Fiorentina, perché, come ha recitato la Juventus in tutto il campionato, è sufficiente fare un solo gol per vincere le partite. Non siamo ancora allo sciogliete le righe, la Lazio dell'Eurofiasco salva almeno la faccia a Piacenza e tiene alto, si fa per dire, il morale della truppa per il finale di stagione. I quasi 30 gradi in riva al Po e le delusioni per la fine dell'avventura in Champions League potrebbero giocare un brutto scherzo agli uomini di Eriksson tanto quanto a Simone Inzaghi. L'imbarazzo dei sentimenti che frena i suoi piedi e la voglia di fare male alla squadra e al pubblico che lo hanno lanciato in Serie A. Tutti handicap che non possono essere sfruttati da un avversario già retrocesso, falcidiato da 8 giocatori fuori uso e costretto a schierare una formazione baby con 6 giocatori sotto i 22 anni, tra cui i debuttanti Zitolo, centrocampista 18enne, e Maccagni, non ancora 20enne, gettato nella mischia ad occuparsi di Bokšić dopo 2 sole convocazioni in panchina. Beata incoscienza, efficace almeno per un tempo, grazie però soprattutto alle parate di Roma su Inzaghi, poi su Nedved fermato addirittura con un colpo da Kung Fu, una prodezza resa necessaria, come vediamo nel rallenti, dalla deviazione di Maccagni. Insomma, le invenzioni di Veron, peraltro indisturbato dallo spirito di soggezione dei baby piacentini, non trovano un finalizzatore. Questa la morale del primo tempo, che se ne va insieme a Bokšić, bocciato e rimpiazzato da Mancini, nervoso alle prese con uno come Maccagni che ha la metà dei suoi anni. Per ricordo, entrambi si lasceranno una ferita alla testa, ma la testa più attesa è quella di Simeone. Entra e gli bastano 200 secondi per fare danni coi suoi agguati sui corner di Mihajlovic. Sbaglia la prima, buona la seconda. Grazie a lui si sblocca il risultato. Decisivo l'argentino, come già nella finale di andata di Coppa Italia e nelle 2 vittorie sulla Juve di Coppa e Campionato. Insomma, uno dai gol pesanti. E pazienza se gli avversari potrebbero subito riportare la squadra di Eriksson alla dura realtà con un colpo di testa di Dellicarri. Ad andare in panico è invece la difesa emiliana, orfana di Lucarelli, Lamacchi, Sacchetti e Vierkovod, con Polonia improvvisatosi libero. Il Garilli si consola con il ballo dei debuttanti. È il turno di Forlini, 19enne, notato per questo pestone che mette KO Nesta. Ci pensa Veron ad anticipare le ferie di Pasqua lasciando di stucco Roma, come già aveva fatto con Cañizares martedì al Valencia. Un modo di dire buona Pasqua a Eriksson, con una traiettoria precisa ma non veloce, tanto da fare sembrare Gatto di Marmo il portiere. È ancora lui nel finale a invitare alla festa Mancini e Simone Inzaghi, ma l'ex piacentino è già a casa. Si conclude con lo show di Morrone, uno dei migliori in campo. Per fortuna del Milan, prossimo avversario del Piacenza, sarà squalificato. L'aritmetica tiene teoricamente la Lazio in corsa per lo scudetto, ma intanto il mercato imperversa. Tra Real Madrid e Lazio siamo alla stretta finale per il cambio di casacca di Stankovic. Ci crede davvero? Crede in uno scudetto che soltanto 6 settimane fa sembrava archiviato, quando la quota al periscopio segnava meno 9 dalla Juventus. Conquistarlo costituirebbe un'impresa ai confini della realtà, ancor più clamorosa del campionato perduto un anno fa, nonostante un vantaggio di 7 punti sul Milan. A rimettere in corsa gli uomini di Eriksson è stato il Veneto, inteso come Verona, che in nome della par condicio ha battuto oggi la Juve come aveva fatto il 19 marzo con la Lazio, e inteso come Venezia, che perdendo a Roma è diventata la terza squadra a retrocedere in Serie B. È stata una partita surreale quella diretta da Racalbuto, giocata dai biancocelesti con la testa divisa tra l'Olimpico e il Bentegodi, uno sguardo al campo e uno al tabellone, dal quale sono arrivate notizie insperate. La vigilia della Lazio era stata agitata dal giallo Almeida, che ieri aveva avuto un vivace scambio d'opinioni con Eriksson, quando aveva saputo di essere destinato alla panchina ed era stato depennato all'ultimo momento dalla lista dei convocati. Una serie di circostanze che aveva insomma finito per creare alla Lazio qualche imbarazzo nell'approccio alla gara. Imbarazzo evidente nel disinvolto inizio del Venezia, che mette qualche brivido a Marchegiani, poco protetto da una difesa quanto mai svagata.
I biancocelesti faticano tremendamente a trovare spazi, perché il tango argentino cadenzato da Verón e Simeone è troppo lento per creare seri problemi ai veneti. Del tutto inatteso giunge così al 39esimo il vantaggio laziale, scaturito da un centro di Pancaro deviato alle spalle di Benussi dal puntuale inserimento di Simeone, sempre più decisivo negli ultimi 16 metri. Poco dopo arriva il 2-0 al secondo minuto di recupero. Il cross è ancora di Pancaro, la papera è di Benussi che regala a Mancini un pallone trasformato in assist per Simone Inzaghi. Ma il regalo più bello per la Lazio arriva subito dopo il fischio di Racalbuto che manda tutti negli spogliatoi. L'Olimpico esplode alla notizia del gol di Cammarata contro la Juventus. L'intervallo restituisce una Lazio molle, distratta, troppo presto convinta di aver recuperato 3 punti ai bianconeri di Ancelotti. E il Venezia cerca di approfittarne. Negro salva sulla linea con Marchegiani battuto. A nono esplode nuovamente l'Olimpico al raddoppio di Cammarata. Il campionato è riaperto. Ma si riapre anche la partita di Roma. Quando Pedone mette alle spalle di Marchegiani un cross di Maldonato, mancano ancora 35 minuti alla fine e la Lazio non appare più sicurissima. Cerca il terzo gol con una punizione di Verón deviata di un soffio in calcio d'angolo. Lo trova proprio su un corner. Maniero anticipa tutti e con una deviazione perfetta insacca nella porta sbagliata, quella del Venezia. E pensare che qualche secondo prima aveva rilevato la fascia di capitano da Pavan, uscito per infortunio. La Lazio capisce che il miracolo è possibile e non si distrae più. Anzi, rischia di arrotondare ulteriormente il punteggio con Salas, che fallisce 2 gol. Il primo su assist di Lombardo scaricato addosso a Benussi. Il secondo dopo aver dribblato il portiere e aver trovato il disperato salvataggio di Maldonato sulla linea. Anche il cileno, come Almeida, Stankovic e Boxic, è destinato a lasciare la Lazio a fine stagione. Allo scadere Ganz accorcia le distanze approfittando di una distrazione collettiva dei biancocelesti. Ma è troppo tardi per mettere i brividi agli uomini di Eriksson. E a 2 domeniche dalla fine del campionato la Lazio torna a sperare nell'impossibile. Fra 7 giorni dovrà chiedere strada al Bologna di Beppe Signori e attendere buone notizie dal Delle Alpi, dove la Juventus affronterà il Parma, al quale potrebbe non bastare il pareggio per continuare a lottare per la Champions League. Chi si ferma a questo punto è davvero perduto. La succursale della curva nord dell'Olimpico la prende bene, forse perché alle 5 del pomeriggio nessuno ha visto la moviola. Sul campionato si intravede la parola fine, ma i 10.000 tifosi laziali arrivati a Bologna fanno festa come se tutto fosse filato liscio. Sono sempre 2 i punti che dividono le prime della classe, una condizione che obbliga la Lazio a confidare nel Perugia e visto come è andata l'anno scorso c'è poco da stare allegri. Alla rimonta biancoceleste manca così il classico aiutino esterno. Il suo lavoro la Lazio lo svolge efficacemente, nonostante un avvio di gara a contratto. D'altronde il Bologna rischia la Serie B solo in caso di vittoria del Torino a Lecce e la Lazio dunque a giocarsi tutto e le responsabilità pesano sugli ericksoniani che stentano a entrare in partita. Mentre Messina è già pronto al secondo minuto quando vede benissimo sullo scontro tra Marchegiani e Nervo. Non è rigore e il portiere laziale per l'impatto deve lasciare il posto a Ballotta. Via e Salas litigano per niente, Falcone entra male su Nedved e si fa ammonire. Stesso destino per Nesta che per squalifica salterà l'ultima di campionato contro la Regina. E al 14esimo finalmente Binotto spazza via la cappa di grigiore sulla partita. L'esterno rossoblu si ripete poco dopo, Signori batte male una punizione e Binotto cerca da 20 metri una soluzione piuttosto complicata. Salas e Mancini sono poco collaborativi, ci pensa Verón dunque a creare qualche problema a Pagliuca su punizione, tanto oggi senza Mihajlovic sono tutte sue, compresi i calci d'angolo. La palla gol successiva è quella buona, al 25esimo Mancini scherza con la trappola del fuorigioco bologneese, cerca Simeone a centro area e di sponda trova Sergio Conceição, 1-0 ed è aggancio alla Juve. Dietro è Nesta a tappare i buchi più evidenti, qui chiude brutalmente su Signori, ma quando Beppe Gol infila il corridoio giusto, quello tra Couto e Pancaro, non c'è speranza per Ballotta. Al Delle Alpi si respira, la curva laziale e l'ex Signori esultano allo stesso modo. La Lazio non si deprime, c'è una vita prima della fine ed è Verón a tracciare la strada per i compagni. Sfortunatamente per lui Pagliuca è su tutti i palloni, al 40esimo e al 42esimo, e poi tocca ad Alcanto deviare sopra la traversa un calcio d'angolo dell'argentino in chiusura di primo tempo. Nella ripresa non c'è più Sergio Conceição, al suo posto Fabrizio Ravanelli, fischiatissimo per via del suo passato marsigliese. C'era anche lui in campo nella semifinale di Coppa UEFA di un anno fa e questo impatto evitabile con Pagliuca al nono minuto non migliora il suo indice di gradimento al Dallara. La Lazio al quarto d'ora vede allontanarsi lo scudetto, Del Piero torna al gol su azione, ma dopo 3 minuti Simeone raccoglie un cross di Verón e riporta i biancocelesti in vantaggio.
si capisce che il Bologna è a terra e non basta sperare in signori. Verona è sempre pericoloso, da fermo e non solo. Al 20° scende palla al piede e mira l'angolo più lontano, mancandolo di poco. Al 29° la partita finisce. Mancini aziona Pancaro, Falcone allunga il cross del difensore laziale e Salas, posizionato alle spalle di Paganin, infila Pagliuca. Il 3-1 potrebbe subire ancora mille variazioni. Il Matador si dimentica di piazzare almeno due banderiglias, al 34° su concessione manciniana e pochi secondi dopo su un altro corner di Veron. La Lazio 2, cioè il Parma, non segna e ci si prepara a un mesto ritorno a casa. A Salas viene annullato un gol al 39° per fuorigioco. 5 minuti più tardi Fernando Couto lascia a signori il lato buono. Errore grave da pennarello blu per un difensore della sua esperienza, anche perché da lì col sinistro con Ballotta non c'è partita. 150° gol in campionato per signori, la maggior parte segnati con la maglia biancoceleste, e quando si torna a giocare il vuoto del pubblico accompagna un gol virtuale, quello di Fabio Cannavaro, e ora si fa presto a pensare male. E dovremo farci sentire fortemente, perché evidentemente non possiamo soltanto investire fortemente per poi essere fortemente penalizzati, se no altrimenti lasciamo perdere questo campionato nazionale, andiamo a fare il campionato europeo e farci guidare da arbitri internazionali, credo che sia la miglior cosa. Domenica 7 maggio, Stadio delle Alpi di Torino, 44° del secondo tempo, Cannavaro segna su colpo di testa il pareggio del Parma con la Juve. L'arbitro Massimo De Santis di Tivoli annulla, è la prima scossa di un terremoto che dura da 7 giorni. Dopo la gara De Santis usa il telefonino per fare e ricevere chiamate. All'Ansa dichiara: ho fischiato prima del colpo di testa, le moviole lo smentiscono. Resta a -2 la Lazio, che vince a Bologna per 3-2. Il presidente Cragnotti perde la pazienza, non c'è lealtà, dice, questo calcio è da rifondare. Un'opinione condivisa da molta stampa ed una quantità di appassionati, non solo di fede laziale. Lunedì 8 maggio, De Santis viene deferito per aver rilasciato dichiarazioni dopo la partita. Si parla di una sospensione da 1 a 4 mesi. La polemica si gonfia a vista d'occhio, la famiglia dell'arbitro riceve minacce e intimidazioni. Di calcio parla persino il Papa, invitando a prendere le distanze dagli interessi economici, ed è immediata, inevitabile strumentalizzazione. Gaucci e Mazzone, che aspettano la Juve a Perugia per l'ultimo match, assicurano: la legalità del calcio la garantiremo noi. Moggi spiazza tutti e parla di favoritismo nei confronti della Lazio per un rigore negato al Bologna. Martedì 9, ancora, sempre De Santis sotto accusa per i misteri legati alle sue telefonate di domenica sera. Chi chiamò o da chi fu chiamato prima di parlare con l'Ansa? La Federcalcio apre un'inchiesta, Cragnotti cena con il presidente della Lega Carraro e con Petrucci. Sul fuoco soffia anche Eriksson, che denuncia la scomparsa del proverbiale stile Juve. Mercoledì 10, ancora una giornata di fuoco, Mancini va giù pesante. L'ultimo scudetto vero l'ha vinto la Sampdoria 9 anni fa. È un'accusa che coinvolge anche il Milan. Ovviamente si fa vivo Guariniello, che vuole cercare nei tabulati i numeri chiamati da De Santis, il quale spiega per 5 ore all'ufficio indagini della Federcalcio cosa è accaduto dopo Juventus-Parma, parola per parola, destinatari compresi. Giovedì 11, a Roma il caos, gruppi di ultra assediano la Federcalcio, interviene la polizia, è una vera e propria guerriglia, comprese le cariche, i lacrimogeni, le auto danneggiate, i feriti 24, i fermati 3, l'arrestato 1. Cragnotti lancia un appello, chiede solidarietà e invita alla calma. De Santis intanto diventa il solo colpevole, scagionati i designatori, ha sbagliato solo lui, dicono alla Federcalcio, il suo destino è segnato. Alla Juve parla solo Giraudo, se la Lazio pensa alla premeditazione, dice, si rivolga alla magistratura. Nizzola va in bestia, guai ad accennare ad una sua amicizia con Luciano Moggi. Venerdì 12, tutti vogliono lo spareggio, se lo augura persino Pippo Inzaghi, mentre Gaucci addirittura lo promette. Alla Lazio scelgono la linea morbida mentre si preparano eccezionali misure di sicurezza per l'ultima giornata all'Olimpico e al Curi di Perugia. Da Tokyo Umberto Agnelli difende Moggi e polemizza con il direttore della Gazzetta dello Sport, Candido Cannavò, per aver mosso accuse giudicate intollerabili. Sabato 13, la vigilia ripristina una tensione più sana, più agonistica. Tutti pensano a vincere. La Juve, super protetta, arriva a Perugia. La Lazio lavora a formello con una speranza dichiarata. Spareggio. Domenica 14, i tifosi della Lazio aprono la giornata con un funerale al calcio e si preparano ad una vittoria che non può accontentarli. A spegnere l'incendio ci pensa qualche santo in paradiso che scarica su Perugia una mezza alluvione. A riaccenderlo ci pensa uno che si chiama Calori. Il resto a questo punto lo sanno, lo sappiamo, lo sapete.
difensore. Massimo De Santis è un arbitro che non passerà alla storia. La Lazio strappa di forza lo scudetto alla Juventus, contando su di sé e inevitabilmente sul Perugia, che proprio un anno fa certificò il secondo posto biancoceleste, gratificando il Milan. Di Juventus Parma a questo punto rimangono le briciole. Il gol non concesso ai gialloblu, se peserà, lo sapremo soltanto dopo lo spareggio per la Champions League tra Parma e Inter. Nella volata per il titolo è un'ombra destinata a sparire in fretta. L'ultima giornata di campionato dura una vita, scade alle 18.05, dopo che la Lazio ha chiuso da ormai un'ora il conto con la regina. L'Olimpico non si svuota, lo schermo gigante va in tilt dopo aver trasmesso le prime immagini di Perugia-Juventus. Sentire la radio e non vedere fa bene ai più emotivi. Al gol di Calori, male che vada, si comincia a ipotizzare lo spareggio. Al fischio di Collina è festa biancoceleste. Non è una giornata qualunque a Roma e Lazio-Regina sembra quasi un accessorio. L'Intertoto per i calabresi può essere una maledizione, con ferie e preparazione stravolte. Ma anche se fosse un traguardo ambito, ci sono partite in cui si può solo perdere. E il 14 maggio è il giorno della Lazio, in campo per l'ultima volta con Roberto Mancini e senza Marcheggiani, Mihajlovic e Nesta. Ma tanto più che difendersi, i biancocelesti devono pensare a segnare almeno un gol. I primi esperimenti per andare in vantaggio, firmati da Nedved, Simeone e Fernando Couto, accendono lo stadio Olimpico, non la curva nord, in sciopero per un quarto d'ora. Una stensione accorciata poi a 10 minuti, perché non tifare è proprio dura. La Lazio invade la metà campo della regina e comincia il countdown verso l'1-0. Un fuori programma e il destro di Cozza al 16esimo, ammortizzato in scioltezza da Ballotta. Lo 0-0 comunque resiste e il nervosismo che acceca Verona e Simeone non è un bel segno. I due argentini costruiscono al minuto 28 una buona occasione nel modo che conoscono. Verón si occupa del cross, l'ex interista del colpo di testa, ma la palla prende una brutta direzione. La regina si piega al 33esimo quando Borriello fischia un rigore per un tocco di braccio di Brevi. I maligni si possono pure scatenare, ipotizzando una compensazione a distanza di 7 giorni. Simone Inzaghi fa il suo dovere, appoggia il pallone dove non c'è Taibi. È il gol che permette ai biancocelesti di raggiungere la Juve. Un aggancio a tempo e il pensiero del tifoso laziale medio. Un passaggio invece verso il trionfo. Di seguito la Lazio può archiviare in fretta la sua partita, dedicandosi all'altra su un contropiede avviato da Salas e concluso fuori da Mancini. Ma il 2-0 in arrivo e questa volta i motivi che spingono Borriello a concedere il secondo rigore sono molto più difficili da cogliere. L'arbitro vede un contatto tra Panchero e Morabito, quanto basta per lasciare via libera Verón, destro angolato e sotto a pensare ai rivali. Nel secondo tempo Borriello vorrebbe rispettare la contemporaneità con Perugia, ma visto che lì c'è aria di sospensione, il sole che splende su Roma non è un buon motivo per mandare tutti a casa. Si comincia 20 minuti dopo, ma si comincia ed è subito Lazio, intenzionata a ingrandire il divario della regina. Simone Inzaghi e Salas la pensano però diversamente, sprecando al quarto e al sesto minuto due occasioni enormi. Si battono quindi altre strade e quella vincente è un vecchio successo. Al 14esimo Verón ispira Simeone, al 5° gol in campionato, il 4° nelle ultime 4 partite. Al 29esimo si accende la lavagna luminosa, dentro il 7, fuori il 10, cioè dentro Conceição e fuori Roberto Mancini. La 541esima presenza in campionato per lui è l'ultima e lo scudetto il secondo dopo quello sampdoriano. Sarebbe la conclusione ideale della sua carriera. Lombardo lo porta di peso verso la nord per l'ovazione, ma non è niente in confronto a quello che deve ancora succedere. Alle 18.05, quando un'attesa lunga 26 anni evapora in un secondo, la Lazio per la seconda volta è campione d'Italia. Grazie a tutti. Presidente, un pensiero particolare. Ma mio fratello Giovanni, credo lui ha lavorato per questa Lazio, è lui che ha iniziato questo sogno, è un sogno che adesso è diventato realtà. Grazie. È bellissimo, speriamo di rifarlo per altri 10 anni, non ce l'aspettavamo, penso che ci hanno ridato quello che ci hanno levato l'anno scorso, no, che ci hanno levato, forse abbiamo perso l'anno scorso e l'abbiamo ripreso. Quindi è meritatissimo questo scudetto. Penso proprio di sì. Prima di questa pioggia era già piovuto di tutto, per questo forse si doveva giocare, perché anche un tempo supplementare, uno solo, non ha senso quando il gioco non diverte più nessuno.
Si doveva giocare perché il campionato non era più credibile, come hanno detto Cragnotti e Marcheggiani. Perché questo calcio è finito, come ha scritto Mario Sconcerti, direttore del Corriere dello Sport. Si doveva giocare perché chissà chi telefonò a De Santis, perché il problema non è solo De Santis, perché intanto radiamo De Santis, perché sono 8 anni che lo scudetto è una farsa, come ha detto Mancini, perché ora basta, come ha scritto Xavier Iacobelli, direttore di Tutto Sport. Si doveva giocare perché bisognava finirla, subito possibilmente, perché è scomparso lo stile Juve, come ha affermato Eriksson, perché a Roma hanno spaccato su tutto, perché a Roma avevano già fatto il funerale. Si doveva giocare perché tutti, in teoria, volevano lo spareggio, perché si continua a dire che un arbitro, per poter far carriera, deve avere il placet sotterraneo di Moggi, come ha scritto sempre in prima pagina il direttore della Gazzetta dello Sport, Candido Cannavò. Si doveva giocare e basta, perché Collina non aveva scelta, perché se non giocavano, quando e come avrebbero giocato, meglio non pensarci. Si doveva giocare per vedere cosa sarebbe rimasto dopo la pioggia, per cercare, giocando, di far smettere di piovere. Cominciamo però con il presidente Campione d'Italia che se la ride. Allora, presidente, ci racconta un po' le emozioni del giorno dopo, così, tanto per cominciare. Ma credo che in questo momento sono un po' stanco fisicamente, perché oltre alle emozioni, allo stress per questa vittoria finale, improvvisa direi, mi aspettavo al massimo uno spareggio, però è venuta questa vittoria bellissima e quindi c'è stata oggi una giornata piena di interviste, quindi la fatica si comincia a sentire, anche se questa sera e questa notte siamo stati alzati sino alle 5 della mattina per festeggiare questo grande traguardo. La cosa importante è questa, che la Lazio ha strameritato questo scudetto, è la compagine calcistica che nei 2 anni ha fatto oltre 140 punti. Quindi questo dimostra la capacità calcistica di questa squadra. Si è criticato l'organizzazione, si sono criticate le istituzioni. È qui che bisogna discutere e cercare praticamente di creare un'organizzazione calcistica che sia maggiormente qualitativa, che possa dare migliore trasparenza. Io dico sempre questa parola trasparenza perché è importante dare ai tifosi la qualità di un calcio e una possibilità praticamente di partecipare attivamente. Tutti abbiamo un amico juventino, anche i tifosi laziali che ieri mattina celebravano il funerale del campionato e poche ore dopo, dopo un rapido cambio di maglie e di opinione, celebravano la fine del torneo più avvincente del decennio. E questa mattina, chi più chi meno, tutti ci siamo sentiti un po' in colpa per aver preso in giro l'amico juventino nelle ultime settimane, per avergli rinfacciato che lo scudetto era toccato, che Moggi è il grande manovratore, eccetera, eccetera. Lo scudetto della Lazio ha fatto crollare tutte le certezze di chi, da Mancini a molti presidenti di Serie A, ai più apprezzati avventori dei bar, pensa che gli ultimi 8 scudetti di Milan e Juve siano stati pilotati. Il campionato del 2000, del resto, passerà alla storia come quello del grande sospetto. Già sotto Natale le prime avvisaglie. Il presidente della Roma Sensi è furibondo con Treossi dopo l'arbitraggio di Parma-Roma. Segue colloquio serrato con i designatori alla cena degli auguri e pochi giorni dopo Pairetto e Bergamo ricevono degli imbarazzanti Rolex d'oro sotto l'albero. Passa un mese e Dino Baggio, interpretando con rara capacità di sintesi l'opinione comune, dà del venduto all'arbitro Farina dopo essere stato espulso contro la Juve. Farina, per dimostrargli che non è vero, convalida poi il pareggio in fuorigioco di Crespo. Nella stessa giornata il presidente della Fiorentina Cecchi Gori, dopo la partita vinta dai Viola per 2-1 sull'Inter, va giù duro e chiede l'intervento della magistratura per l'arbitraggio di Trentalange. A febbraio il clima si surriscalda ulteriormente grazie ancora alla Juve. A Venezia sotto accusa Pellegrino per un rigore concesso a Inzaghi, che poi si aggiusta il pallone col braccio prima del gol del raddoppio. Zamparini minaccia scissioni con la Lega dei Poveri opposta a quella dei Ricchi. 7 giorni dopo, tanto per tenere alta la temperatura, al Delle Alpi la Roma si vede negare un rigore da Braschi per un fallo di Tacchinardi su Del Vecchio. Ma è a marzo che si registra la coda al Muro del Pianto, con l'arrivo del presidente dell'Inter Moratti. Da New York, dopo aver visto Lazio-Inter macchiata da 2 errori dello stesso Braschi ai danni dei nerazzurri, il primo tifoso interista teorizza che si è trattato di un risultato pilotato dall'arbitro perché gradito alla Juve,
che in quel momento evidentemente temeva più l'Inter della Lazio, e a ripensarci oggi scappa da ridere. Nel frattempo la Juventus, accompagnata da risolini ironici e toccate di gomito, continua la sua marcia in vetta senza un rigore contro. Della faccenda si occupano anche i bookmakers inglesi, che quotano il primo penalty fischiato contro i bianconeri insieme all'apparizione del mostro di Loch Ness e lo sbarco dei marziani. A riportare tutto alla normalità ci pensa Collina, che nel derby ne fischia addirittura due, uno dei quali inesistente. Allora, visto l'andazzo, parte il controlamento di Moggi, che protesta per l'arbitraggio sfavorevole sia contro il Milan, rigore regalato a Shevchenko, che nello scontro diretto con la Lazio, mancata espulsione di Almeida. E si arriva così alla domenica di De Santis, tra fischi, bugie e videotapes. Cannavaro e Cragnotti non credono più alla regolarità del campionato e ricevono la più bella delle smentite dallo juventino Alessandro Calori. Fino all'altro ieri era tutto da rifare. Oggi c'è la tentazione di riproporre per la prossima stagione il doppio designatore, il sorteggio pilotato e Mizzola presidente.